E quello che state ascoltando è Favola. Favola è il primo podcast di giochi di ruolo dal vivo in Italia. Ed è anche il primo a Di qualità. giocare. No, non è più il primo. La segheria di settimana scorsa, ancora questa qua. Non possiamo nemmeno vantarci di essere i primi a giocare alla Leggenda dei Cinque Anelli, ma questa versione della Leggenda dei Cinque Anelli sì, perché questa stasera giochiamo alla Evviva! nuova edizione della Leggenda dei Cinque Anelli. Per questo dobbiamo ringraziare chi si è associato e chi ha fatto delle donazioni a QWERTY, che è il network di cui Fumble fa parte e di cui fa parte anche SideQuest, di cui abbiamo qua stasera Detto Panda! Panda! Esatto. O vari. O anagrammi vari. Anagrammi vari di Panda, esatto. Esattamente. Condividi! Perché chi non condivide è complice. Me la ricordavo diversa, ma va bene. Fumble, lo trovate praticamente ovunque, un po' come il prezzemolo, perché sì, lo trovate su Spreaker, su iTunes, su Facebook, su Spotify, su nella YouTube, posta delle vostre lettere. Probabilmente anche nei canali Telegram, perché qualcuno di gentile vi passerà il link. Esatto. Che voi potete condividere. Sul sito di altri. Sul sito di altri, probabilmente anche. Ci trovate su bubblegdr.it e su qwerty.it, dove trovate anche gli altri podcast del network. Ci trovate anche SideQuest, se non l'avete ancora ascoltato è il momento ideale per iniziare, perché fatelo, siamo solo alla Fallo. Settima puntata, esatto, e comunque si recuperano sempre e felicemente sì. E velocemente. Se dovete fare dei viaggi in macchina al mattino è perfetto, esatto. Tra dovete, l'altro dovete avere la radio, però è consigliabilissimo perché stanno prendendo una declinazione autolesionistica di proporzioni bibliche e quindi un po' come la vita di tutti i giorni. Sì, ma molto peggio, cioè nel senso sai, perché sei fortunato, chi ha ascoltato l'ultima puntata sa a cosa mi riferisco. Cioè c'erano due trappoline e sono diventate un bastione. Ciao Daniele. Esatto, e quindi vabbè. Pensare che ero io quello stupido del gruppo, invece. Niente spoiler, me la sono tenuta buona per il viaggio di ritorno. Divertiti, al Prato. Divertiti. Ah, ok. Due cose rapide su questa edizione della Leggenda dei Cinque Anelli, di cui il manuale non è ancora uscito, ma di cui c'è il Beginner Game, ed è della Fantasy Flight. Infatti, dadi! Infatti, per mia somma felicità, usiamo dei dadi custom. Beh, ci volevano però. Che sono nel set del Beginner. I dadi neri sono i dadi dell'anello, i dadi bianchi sono i dadi delle skill, si tirano e si devono fare X successi in base alla difficoltà. Ma, dato che il sistema si chiamava Roll and Keep nei vecchi Leggenda, anche qua si chiama Roll and Keep. Ne tiri X e puoi decidere di quelli che hai tirato quali tenere. Questo perché sui dadi, in maniera simile a Guerre Stellari, ci sono, oltre che ai successi, anche dei vantaggi e degli svantaggi. Gli svantaggi sono sempre su un dado che ha un successo. Quindi, se vuoi riuscire, delle volte devi prendere dello stress. Devi oppure soffrire. Puoi decidere di fallire. Sta a voi la scelta. Sì. Una piccola introduzione invece sul perché ci troviamo a giocare con questo sistema diverso. È che in realtà il Mao Tsukai che stava guardando in Ah, se non avete visto la Leggenda dei Cinque Anelli, cosa se lo ci possono fate guardare alla puntata 20? Perché partite si chiama dalla puntata 20 della Leggenda dei Cinque sì. Anelli. Ah, ok. Beh, però come oggi ha senso. Nel senso che oggi ha senso. Ah, partire beh, no, sì. Da oggi è un prequelone. È come guardarsi prima il prequel e poi. È come guardare dopo. Guerre Stellari episodio 1, la minaccia okay. Fantastica. O come guardare. No, detta così, scusami. È come master, guardare Fate. No, io mi dissocio. È perché come, se uno no, dice come guardare. Te lo faccio più nerd. Episodio 1, la minaccia fantasma. È come guardare fantasma. Fate, che in teoria dopo dovresti guardare Fate Zero. Ma puoi guardare anche Fate Zero e dopo Fate perché dici, ah, io questo l'ho già visto, so cosa succede. Ed è figo. Sì, ma la minaccia fantasma no. No, ma no. Infatti sono passato un altro discorso. Io. Ecco, stavi svicolando. E comunque, il Mao Tsukai che stava aspettando i nostri lupi dalla sua stanzetta sotto al Tempio del Veleno, in realtà mi sta tenendo d'occhio. E ripensa a quando tutto questo è cominciato e a quando tra poco finalmente potrà chiudere per sempre la situazione. Uccidere i discendenti
di quegli stronzi che l'hanno maltrattato quando era giovane e mettere fine così alle sue sofferenze. Sembra essere degli incredibili. Esattamente. E infatti i nostri quattro eroi al tavolo questa sera non sono i nostri lupi, ma sono i nonni dei rispettivi giocatori, no, dei rispettivi giocatori di qualcun altro, perché vi ho chiesto di giocare qualcuno che non fosse vostro nonno per non mettervi in vantaggio. E voi avete scelto di giocare tutti i PNG possibili. È vero. Senza è vero, siamo tutti PNG. No, esatto. Uno, beh, no, uno è diventato uno è PNG. Uno è diventato PNG. Esatto. Uno è morto e gli altri invece... Esatto. Quindi presentatevi un attimo e così ci mettiamo in... Allora, io sono Kakita Ren e sono il nonno di Kakita, clan della Gru. Sono un cortigiano puro, quindi una persona che ama le cose belle, la ricercatezza. Non lo so, in fondo ce l'ha anche lui questo tratto caratteristico. Io però sono nettamente più spostato verso l'estetica, tanto è vero che molti nelle varie corti, nonostante rispettino la mia impeccabile etichetta, non hanno ancora capito se io sono un uomo o una donna. Effettivamente sì. Ma nel senso che quando usano i pronomi così tu usi quello generico? Io uso quello generico, ho dei lunghi capelli. E se loro dicono invece lui non li correggi, se dicono lei non li correggi. Esatto, sono ipercurato e soprattutto mi trucco anche. Okay. Quindi tendo a correggere le cose inestetiche del mio corpo attraverso il trucco. Tutto il contrario di Matsu Masako, un leone fiero di esserlo e sempre pronto alla battaglia. E sarà il figlio, suo figlio sarà il daimyo che i lupi hanno incontrato all'inizio di la loro storia, perché non della nostra. E è un uomo che si è sempre distinto in battaglia, per le poche che però ha fatto, e quindi cerca sempre motivi per far accrescere il suo onore e di conseguenza anche la sua gloria da buon smargiasso leone che non è altro. Invece sono Isawaki, del clan degli Isawa, della Fenice. Come tutti i membri della Fenice, sono coloro che, mentre i granchi difendono i confini dell'impero, loro difendono l'anima dell'impero. Sono la parte quella più religiosa, quella che mette d'accordo le vari tipi di religioni, tra i taoisti, i buddhisti, i shintoisti, sono un milione di religioni diverse. Loro sono coloro che fanno da mediatori. C'è posto per tutti, l'armonia deve prevalere se si vuole che l'impero cresca e fiorisca. Bene, io sono Togashi Yoshi, del clan del dragone, e come suo nipote sono un monaco. Suo nipote è Raxiang. Vi domanderete, com'è possibile che un monaco abbia dei nipoti? Beh, questo è facile, perché in realtà i monasteri accolgono all'interno membri delle famiglie del clan del drago e non hanno magari delle parentele dirette, ma vengono trattati come se fossero un'unica grande famiglia. Quindi quello più anziano è o tuo padre o tuo nonno, perché è quello che ti ha cresciuto. Biologico, però. Non biologico, okay. Necessariamente, anche se comunque facendo tutti parte dello stesso clan e alla fin fine della stessa famiglia, perché sono tutti Togashi. E poi considerando che i monaci, nessuno nasce monaco di 20° livello illuminato, ma sono giovani. Esatto. È possibile che qualche scappatella ci sia. È anche possibile che qualche scappatella ci sia. Come insegna Joseki. Ah beh, scusa, Joseki è il più grande e famoso inseminatore della Fenice. Ma non ancora. Non oggi, non è questo il giorno. E devo sto appunto facendo delle ricerche per produrre, comunque per riuscire a disegnare un tatuaggio. Mi è stato incaricato dal daimyo, giusto? Decidilo tu. Dal daimyo, come dire, dal daimyo. Tatuaggi magici. Tatuaggi che non sono mai stati visti. Tatuaggi nuovi su cui tu ti stai spremendo le meningi cercando, esatto, di creare qualche cosa, e non è facile perché con migliaia di anni di storia alle spalle e poco tempo per farlo è un po' un casino. Tutto è già stato visto e niente è più una novità. Ma
pensi di aver forse trovato un modo. Sicuramente il fatto di essere stato inserito all'interno di un gruppo di samurai più o meno vagabondi, che quindi avevano il permesso di girare le corti di tutto Rokugan, non pagati, però comunque riveriti e serviti da le famiglie che vi ospiteranno, perché risolvete dei problemi che nessuno ha voglia di risolvere, vi fate portatori di messaggi da un clan all'altro, anche di quelli che dovrebbero essere più in attrito. Questa posizione ti ha dato modo di vedere molte cose che restando all'interno del monastero non avresti mai potuto nemmeno sognare di vedere con i tuoi occhi e di poter toccare con mano. Questo vuol dire che il tuo essere stato chiamato da a far parte di un gruppo dove ci sono anche delle persone abbastanza discutibili, perché ad esempio questa giovane Bayushi che fa parte del gruppo è uno scorpione e degli scorpioni tendenzialmente non ci si deve fidare. Come tendenzialmente anche il clan del serpente voi l'avete sempre visto con un po' di stizza, perché erano un clan malvagio che poi si è unito alla Fenice, poi si è spostato nei territori del lago e adesso non capite bene in che situazione di rapporti sia con il resto dei clan di Rokugan. Sono molto riservati, molto più riservati di quanto non siano i draghi, che già sono parecchio chiusi in loro stessi, però è anche vero che hanno delle conoscenze che nessun altro al momento a Rokugan ha. Vi ricordo anche che il ragno non fa ancora parte degli 8 grandi clan. Ok. E l'unicorno è ancora via lontano nelle terre o è già tornato? No, è già tornato qualche centinaio d'anni. Ok. Quindi c'è già i primi cavalli che girano. Ci sono cavalli e anche se sono sempre molto rari, i daimyo più ricchi e più ce li hanno, con più prestigio o più vicini alle corti imperiali, hanno comunque un cavallo. Non necessariamente sono bravi a usarlo, però hanno un cavallo. È un po' come comprarsi la Ferrari a Roku. Sì, praticamente sì, esattamente quella roba lì. No, il cavallo da guerra costa tipo 60 koku, che vuol dire 60 mesi di mantenimento per una persona. Oppure basta fare 12 personaggi facendoli morire immediatamente e buttando certo. 5 koku con cui parte. Giusto, non ci avevo pensato, hai ragione. In effetti mi sembra una strategia. Il tutto per avere un cazzo di equino che non sai cavalcare, perché l'abilità a cavalcare è solo il ma l'altro personaggio che fai l'ultimo ah, l'unicorno e li metti a cavalcare. O fai Akuseki. Che lui cavalca sempre. Siete stati invitati al villaggio Tsuma, che è un villaggio nelle terre dello scorpione. Siete stati invitati dal nobile daimyo Bayushi e siete stati scelti, fate parte di due gruppi paralleli che sono stati scelti dal daimyo Bayushi in persona su richiesta dell'imperatore. Sempre gli scorpioni, si fanno i cazzi loro. Per diventare il braccio non nascosto, ma quello che passa inosservato. Voi siete ufficialmente mandati dall'imperatore, però siete di rango molto basso. Quindi avete sì diritto ad accedere a tutti i posti dove siete stati, dove potreste essere mandati, ma la gente vi sottovaluterà. E magari è anche quello che vogliamo un po'. È esattamente il motivo per cui siete stati scelti voi. Il daimyo Bayushi vi ha ovviamente dato un alloggio all'interno del suo palazzo in attesa che arrivino tutti i membri del vostro gruppo, ne manca soltanto uno. E ditemi che cosa state facendo in questo momento all'interno del palazzo del daimyo Bayushi. Ah, direi che io potrei essere o in meditazione o comunque sono un po' in disparte. Bravo. E attendo l'arrivo. Io invece sto giocando a cosa si dice, a dama. Go, a koi koi. Sto giocando a Go con un'altra persona che
colui che gestisce tutta la parte dei preghiere dei templi del posto, perché nonostante sia qui al momento ospite, sto comunque già cercando di mettere lievemente le mani in tutta la parte di cui mi sento sicuramente più adatto a gestire di chiunque la stia gestendo qui, ovviamente con molta delicatezza, ovviamente un po' come quelli che ti vengono a casa tua e ti rimettono a posto la libreria, no? Perché pensano che no, i libri devono stare in quest'ordine perché c'ha un senso. Poi ce l'ha veramente, però è la mia libreria a casa di un altro. Sì. Questa è l'anima di Hitsune. No, è il contrario. È al contrario, però. Io invece penso di essermi fatto prestare una spada da allenamento, quella di legno, di bambù, non mi ricordo come si chiamano, e sarei nel dojo di arti marziali, possibilmente ad allenarmi con gli scorpioni per imparare le loro tecniche, o comunque allenarmi con loro per capire come combattono in maniera disonorevole. Io sono in giro per i corridoi del palazzo a notare tutte le cose che sono fuori posto da un punto di vista estetico. Da un punto di vista... Con un ventaglio davanti alla faccia, quindi si vedono solo i miei occhi. E da un punto di vista estetico vedi che per come ti muovi all'interno del palazzo, se non fosse per i tuoi capelli bianchi che ti identificano subito come uno dei membri del clan della Gru, gli altri scorpioni che incontri per il palazzo ti guardano soddisfatti. Probabilmente è il tuo tenere il ventaglio davanti alla faccia come se fosse una maschera, che è l'usanza tipica degli scorpioni, ti fa avere qualche punto in più. E anche il non capire che se tu sia un uomo o una donna, per loro è probabilmente un'ottima qualità. Ok. Hai anche avuto modo di notare nel tipico giardino che c'è all'interno dei palazzi dei daimyo una ragazza che pare stia parlando con l'aria, o forse con gli spiriti dell'aria. Tu non sei in grado di vedere nulla di tutto ciò. E non c'è nessun altro nel giardino con lei, ma sta parlando, sorridendo, con qualcuno che tu non sei in grado di vedere. In quel momento sentite un fortissimo rumore di gong e sentite che il gong inizia a suonare abbastanza ritmicamente per richiamare la vostra attenzione. Io chiudo l'ultima mossa vincendo, mi alzo e mentre mi giro e esco dalla stanza, sono chiamato. Ricordate quello di cui abbiamo parlato? C'è molto da riflettere, se potrebbe essere la cosa migliore per tutti. E esco dalla stanza. Andate tutti verso la sala principale del palazzo, che vi è stata indicata come quella dove vi sareste riuniti quando foste arrivati tutti. Vi siete già conosciuti? Avete avuto modo di scambiare due parole tra di voi? C'è una possibilità, io col Togashi, perché essendo un esperto comunque di arti marziali, magari mi sono interessato alle sue abilità combattive. Io sono Kakita. Ah, ok. Il Kakita è il nome di famiglia, quindi. L'ho proprio ignorato. Ok, reciproco col leone. Una vaghissima curiosità per la Fenice, ma solo guardato da distanza, non rivolta la parola. Il monaco non esiste. Ok. Anche perché probabilmente a me mi hai visto che quando sono entrato ho detto che sarebbe stato meglio spostare quell'arazzo da quella parte. Esatto, già tu pensavi per bellezza, io invece per motivi religiosi, perché era troppo vicino a un altro. Esatto, ho frainteso il motivo, però il gesto mi sembrava appropriato. E quindi... Del rompere i coglioni per l'altro. Ovviamente. Quando arrivate nella stanza, due persone sono già inginocchiate di fronte al daimyo. Una è la ragazza che hai visto nel cortile, che è uno scorpione evidentemente dalla maschera che porta in volto, e l'altro è una persona che a prima vista sembra molto sicuro di sé, e dai vestiti verdi che indossa è evidentemente il membro del clan del serpente che mancava all'appello.
Giusto prima di entrare, controllo tra le cose che ho portato e voglio provare a vedere se con cultura o in qualche modo riesco a trovare qual è il dono più appropriato da dare al daimyo. Allora. Porca, è vero, sono nobile, ora lo devo fare. Ma adesso ti tocca. Ti tocca, sì. Allora, per fare un Questo tiro, bellissimo rituale. devi prima decidere come stai facendo questa cosa, perché a seconda di come lo descrivi, quindi che approccio stai usando, come in Clotos, che uscirà a Lucca Evviva! questo novembre, usi un anello differente. Ok. Quello che stai cercando di fare mi sembra che sia più È affine quello del all'aria, perché fuoco, forse perché fuoco è o inventiva. inventiva o grazia, perché stai La più cercando di trovare inventiva, le sto cercando di fare combinazioni. colpo, Ok. cercando di colpire il punto proprio. E allora, la difficoltà è 2. Cosa devo tirare? Devi tirare un numero di dadi neri pari al tuo anello. Ok, in più io ho uno in cultura. Conosco Quindi tiri anche un dado i bianco. trend e le tradizioni. Cosa va di moda il Rakugan? Critico. Successo, opportunità, giusto? Critico, successo e opportunità. Sì. Quindi devo dire come li spendo? Cioè, critico, successo e critico, sono riuscito più che bene. Esatto, Opportunità? il critico in realtà ti permette Di di tirare un tirare altro un dado. dado in più, dello Di che colore? stesso tipo di Del quello dove critico. Il c'è il critico, quindi critico. un Un bianco. bianco. Una, Quindi due due opportunità. opportunità e due successi. Opportunità, positivi, effetti, li indichi tu. Vabbè, io sì, te l'ho già detto, io quello di uno lo uso per scegliere il dono che gli farebbe fare. Ah, questa ha studiato, oppure gli interessa farmi piacere. E l'altro scegli tu. Uno, ti sei portato questa cosa da lontano, da quando hai saputo che saresti dovuto venire al palazzo di di uno scorpione, ed è una rana. La rana funzionava. In Una più. di quelle velenosissime, conservata tipo perfettamente con gli aghi appuntata sulla lastrina di legno. Esatto, che ha un doppio valore. Un po' per la storia della rana e dello scorpione, e in più, essendo una rana velenosa, in realtà il doppio gioco è triplo. Perché Perché non la è la rana rana avrebbe che è ucciso lo velenosa. scorpione in quel caso. Esatto, ma quella, ma in realtà poi il veleno può anche essere associato agli scorpioni, quindi c'è quella offesina nascosta, ma che piace E in più, essendoci anche un altro scorpione nella stanza che fa parte del tuo gruppo, parti avvantaggiato perché un regalo del genere fatto da uno esterno allo scorpione a quello che sospetti essere suo padre o qualcosa del genere, perché anche lei è una Bayushi, infatti i vestiti sono identici, ti permette di fare Ok, colpo già su di ho lei. solo una domandina di lore. Il ecco, vedi, già me la sono dimenticata. Ah, la religione in generale è sotto il Bushido. Il Bushido è estremamente importante, però la religione è praticamente allo stesso livello perché gli dèi per voi sono un dato di fatto, voi siete i discendenti dei kami che hanno fondato Ma l'impero. invece le varie correnti religiose come fanno a essere accomunate insieme? Perché cambia solo il Nella modo maggior. di venerare i kami. Però Sì, praticamente sì. tutti venerano i kami. Ok. Alla fine sì. Tranne magari il clan dell'unicorno. Che essendo stato così tanto fuori da Rokugan potrebbe aver portato Religioni esterne. dei riti non esattamente canonici. Ma quindi come fa la comunità? Tipo lo shintoismo, il buddismo, tutta quella roba lì. Prendono, come nel Giappone di oggi, quello che gli pare per il momento della vita in cui Ok. lo devono Quello fare. funzionale al momento E della per vita. l'impero invece? L'impero basta che tu riconosca che i kami sono i fondatori dell'impero, che l'imperatore è lì Ok. per Però non diritto è divino. importante la religione in sé, cioè, vuol dire il buddismo fa schifo, non è che tutti ti guardano e fanno, oh mio Dio, ha bestemmiato. Nessuno andrebbe in giro a dire che il buddismo fa schifo, semplicemente tu non usi quella Non parte che non applichi ti quella interessa. parte, esatto. Se qualcuno andasse in giro a attivamente interferire con le altre religioni, cioè con delle religioni diffuse, sarebbe strano. Piuttosto si fanno i fatti propri oppure lo fai senza farti vedere. Però l'interpretazione può essere va
varia, cioè come, quelli, come i cattolici che dicono sì, la Bibbia in realtà non è letterale ma è solo una metafora, quello lì comunque non viene mal visto. Finché riconosce il diritto divino dell'imperatore, okay, va tutto abbastanza bene. Il daimyo vi fa accomodare e quando siete tutti inginocchiati di fronte a lui, in maniera estremamente inaspettata, perché in genere non succede così, si alza e viene verso di voi, iniziando a camminare molto lentamente con le braccia conserte dietro la schiena. Soffermandosi davanti ad ognuno di voi e guardandovi più intensamente negli occhi che si possa fare senza mettere troppo in soggezione qualcuno, come se stesse tastando il vostro terreno morale. Mm-hmm. Davanti a quella che sempre più è evidente che sia sua figlia, si ferma e sorride, per poi arrivare fino al nostro monaco. Ti guarda con questo sguardo molto profondo e molto intenso e tu fai un po' fatica a capire quali siano i suoi sentimenti in questo momento, perché come tutti gli scorpioni ha una maschera che gli copre il volto. La sua ti sembra molto strana perché non copre veramente nessuna parte del volto, non è tipo una di quelle maschere che hai visto che si usano ad esempio con le armature da samurai che coprono completamente la parte sotto del volto, non ha una maschera che gli copra le sopracciglia quindi non faccia vedere, è come se fosse una specie di reticolato che però coprendo zone diverse del volto in maniera non simmetrica rende molto difficile leggere le intenzioni di qualcuno. Si sofferma davanti a te e ti chiede: voi che cosa volete ottenere dalla vostra vita? Domande facili che fanno tutti i monaci. Certo. Domande giapponesi. Come puoi invertire il flusso della cascata? La so! Adesso la so anch'io. Ok. Io con lo sguardo, come se fosse assente, ok, quindi come se mi stessero parlando, ma cerco di non guardarlo direttamente in faccia, se non nel momento in cui si mette proprio di fronte a me. Gli rispondo: io sono alla ricerca di un tatuaggio per il mio daimyo. E questo gruppo mi sembra il modo migliore per poter viaggiare attraverso Rokugan ed appropriarmi delle conoscenze adeguate per portare a termine la mia missione. Si sposta davanti al nostro Shugenja della Fenice. E voi che cosa volete dalla vostra vita? C'è un cenno deferente con la testa. Portare armonia all'impero e nutrire la sua anima è tutto ciò che concerne il clan degli Aizawa. Questo gruppo sarà il primo passo. Si sposta davanti al campione dei Matsu. Cosa vuole il leone dalla sua vita? Provare il suo onore in battaglia ed essere così degno di essere la spada dell'impero. Io sorrido con l'occhio mentre non lui... è ancora arrivato a te. No, ma io, questa è la mia reazione a quello che dice lui. Si muove davanti alla ragazza, alla Bayushi, e le chiede: che cosa vuoi tu dalla vita? Ottenere una posizione di potere pari a quella di mio padre. Si muove davanti al serpente, gli chiede che cosa vuole lui dalla vita. E il serpente risponde: ottenere la conoscenza che sto cercando e che nessuno è ancora stato in grado di darmi. E finalmente arriva davanti alla nostra giovane gru, ti fissa negli occhi e ti dice: dove hanno errato tutti quelli che sono stati qua prima di te? Guardando i cinque che si trovano di fianco a te.
dove hanno errato. Sorrido, mi faccio vento fuori dal sentiero dell'eleganza. Avete tutti errato. Conan, qual è il... No, no, anche sua figlia è errata. Esatto. Perché non c'è Conan. Esatto. Ciò che è richiesto alla vita di quelli che fanno parte di questo gruppo è di dare la propria vita per l'imperatore. Questo è il vostro unico desiderio da oggi in poi. Non avrete altro desiderio se non quello di appagare l'imperatore, in qualunque modo lui riterrà necessario. Qualunque altro desiderio sarà ritenuto una deviazione dalla vostra strada e sarà punito in maniera coerente con quanto devierete. Ora, tornando a noi, si risiede. Io sono contento perché in realtà gli altri avranno problemi, io posso fare tutto tranquillamente perché è la stessa cosa. Ma no, pure io ho detto, voglio essere la spada dell'impero, imperatore, quindi... Si risiede, vi riguarda soppesandovi lentamente. Siete stati convocati perché le vostre famiglie hanno ritenuto che voi foste delle pedine sacrificabili. È importante che questo per voi sia chiaro. Le vostre vite sono già state date in sacrificio all'imperatore. Siete già morti. E questo, come ogni samurai, vi renderà in grado di vivere appieno. Batte le mani e arrivano degli inservienti. A ognuno viene messo davanti un piccolo wakizashi e poi gli inservienti se ne vanno col simbolo dei Nue. Se avete capito ciò che vi ho appena detto, prendete quel wakizashi, puntatelo verso il vostro addome e aspettate un mio segnale. Domanda, noi ci è stato detto e provato che siamo qui e lui parla al momento per l'imperatore? Sì. Ok. Allora prendo il pugnale e lo punto al petto. Vabbè, anch'io. Leone l'ha già fatto. Io tutto nella sequenza dell'etichetta anch'io. Più etichetta. Però mentre faccio così, con una mano sposto un po' più avanti il dono e poi rimetto l'altra mano sul pugnale. Lui alza la mano e resta con la mano ferma. Adesso fatemi tutti un ottimo tiro. E quando parla di ottimo? Di terra. Più ci potete aggiungere meditazione, controllarsi, o meditazione o arti marziali, quello che preferite. Arti marziali. Ne ho due. Dovrete fare i tiri una alla volta perché nel set base ci sono solo 10 dadi e quindi ne abbiamo solo 10. Parto io a... Vabbè, a meno che uno su terra non abbia due. Due più tre. Io uno. Allora che puoi tirare. Andiamo per il codice. Che piacere. La difficoltà è 3 per capire quali sono le intenzioni del daimyo. Militarmente parlando. No, io voglio, se dice che cose di così è... Posso usare... Cortesia, no? No, perché questa è una cosa marziale. Ok. E ha concesso meditazione, volendo. Mi pare sia la cosa più alta che puoi fare. Tengo successo più opportunità. Cambio un tubo, quindi. Questo è un successo esplosivo, quindi... però prendo anche uno svantaggio, vabbè. Ma puoi decidere di non tenerlo, se ho capito bene. Sì, sì. La difficoltà è 2. Lui ha un successo e un vantaggio. E poi tutti gli altri successi sono con dello stress. Con dello stress, fantastico. Bene, ne prenderai un altro. Per forza. E ti prendi uno stress. E inizia a segnarti uno stress. Un vantaggio può eliminare uno stress? Un vantaggio non può eliminare uno stress. Tant'è vero che sullo stesso dado c'è vantaggio e stress. Allora no. Questa risposta è cristallina. Isawa. E sta studiando la combo. Allora Matsu. Mi passi 3 neri e 2 bianchi.
Allora, questo è lo svantaggio, questo è quello svantaggio, questo è quello svantaggio. Come avrete intuito, è molto facile prendere dello stress. La difficoltà è 2. Ho detto, perfetto, io devo fare un tiro perfetto, altrimenti sono rovinato. Allora, 2 successi e un vantaggio. Perché, però guarda, perché non ho capito bene sta cosa. Qui c'ho il critico che posso ritirare un dado, giusto? Sì. Però c'è anche lo svantaggio dentro. Se lo ritiri, vuol dire che hai deciso di tenerlo. Quindi, ecco, allora no. Allora sono... visto che potevo ritirare... 3 successi, di cui un critico, un vantaggio e uno stress. Ciao Emanuele! Grazie a te. Fate come Emanuele, ascoltateci mentre fate qualcos'altro e fate vingere. Nel suo caso dipinge. Esatto. O come ha fatto Simone, tra l'altro. Isao, hai deciso che cosa... Sì, tiro... un critico, un successo e uno stress. Puoi ritirare un bianco, giusto? Puoi, eh. Ma io decido di fallire. E nel mio fallire sposto il pugnale in un punto non vitale. Lo tengo sempre sul petto, però mi stava tenendo la mano, lo sposto tipo un po' più in basso. Perché se dà il comando e magari lo faccio, almeno non mi ammazzo. Ok. Fallisco. Lo tengo lì. Per me è un'arma ripugnante, quindi... Così, no, non così, però proprio, cioè nel senso... Si vuole pugnalare così, tipo io da così ho fatto così. Matsu e Togashi-san, che sono quelli più abituati a questo genere di addestramento, sanno che il segnale non arriverà mai. La mano è alzata per vedere quanto a lungo resisterete alla tensione di avere il wakizashi senza sapere che cosa ne sarà della vostra vita. Il primo a posare il pugnale è lo Shugenja del serpente. Poi Kakita, visto che qualcuno ha già appoggiato il wakizashi, lo appoggia. Isawa lo sposta un pochino, quindi poi a un certo punto praticamente si appoggia con il gomito. È quasi tipo sulla gamba, no? Appoggiato. Terribile. E il daimyo a questo punto ritira la mano. E loro due si uccidono. Vedo che sono stati mandati veramente i sacrificabili di ogni clan. L'imperatore sarà molto deluso dalle vostre azioni. Detto questo, è anche vero che siete ciò che abbiamo e dobbiamo farcelo bastare. Dormite, domani vi darò la vostra prima missione. È mezzogiorno, quindi dormire adesso, dopo anche questo incontro abbastanza teso, vi sembra difficile. Lui se ne va e vi lascia nella stanza. La stanza, a differenza delle classiche stanze da palazzo di Rokugan, non ha delle porte di carta scorrevoli, ha delle porte di legno belle robuste. E quando il daimyo esce dalla stanza, sentite che la serratura viene chiusa. Cioè, ci chiudono dentro? Sì. Pessimi. Ci sono gli attendenti? No. Te pare. Siete voi 6. E basta. La ragazza sembra molto tranquilla. Ma ve lo aspettate. Lei probabilmente è abituata a questo genere... di trattamento. Essere trattata a merda. Vabbè. Esatto, da papà. Stai andando d'accordo con Kitsune. Ah, wait. E... Kitsune sarebbe già entrato nella terra. Andato a farsi una girata e poi sarebbe rientrato. Esatto, sarebbe andato a scombinare qualcosa all'interno del palazzo e poi sarebbe tornato. Sì. Le stazze sue. Pieno di wakizashi. Il serpente è ovviamente il primo a perdere la pazienza e ad alzarsi. E vedete che prova ad aprire la porta e si gira verso di voi e fa: beh, immagino che resteremo chiusi qua dentro fino a che non ci daranno il nostro incarico. Fino a domattina, sembra. Credo di non aver capito quali sono i vostri nomi, forse perché non l'avete detto, ma il mio nome è Chuda. Chuda Makashi. Matsu Masako. Kakita Ren.
Misawaki. Yoshi Togashi. La ragazza dice solo Bayushi-san. Beh, io guardo loro per... Poi tiro fuori una delle mie pergamene, metto in un angolo della stanza e inizio a leggere i fatti miei. È bianca perché non sai ancora neanche un incantesimo. No, ma sono non so si legge. No, ma sono uno studiosa. C'è stata scritta tipo il Signore degli Anelli. Il Signore degli Anelli, poi. È perfetto per Rocky. Il Signore dei Cinque Anelli. Voi che cosa avete fatto per meritarvi di essere buttati qua dentro, in questo villaggio dimenticato dai kami? È ovviamente il serpente a chiedervelo. Perché credi che questa sia una punizione? Perché tu credi che non lo sia? Ah, per me lo è. Io sono certo che è una punizione. Per me lo è, come? Lui ti squadra un po'. Che cosa hai combinato? Mi sembri una persona abbastanza abituata a trattare con le persone, eppure non con il daimyo. Diciamo che ho il difetto di essere un po' troppo sincero. Brutta cosa la sincerità in una casa di scorpioni, temo. Capisco pienamente quello che dici. Oh, beh. Gli scorpioni, come tutti gli esseri di terra, hanno l'abitudine a guardare solo in basso. E voi, Izawa-san? Potremmo quasi essere parenti, sapete? Davvero? Beh, non sapete la storia del vostro stesso clan? Beh, diciamo che questo è uno dei motivi per cui sono qui. Ah, allora capisco perché siete qua. Semplicemente ci sono cose che secondo il clan devono essere processate dopo un certo periodo. La curiosità a volte vince. E ripenso quando mi ero beccato nella libreria cercando di imparare gli incantesimi, che dovevo aspettare tipo altri 2 anni. Mi sembra invece che il monaco abbia scelto di essere qua di sua volontà, per così dire. E state cercando di disegnare un tatuaggio? Non siete in grado di prendere un pennello, una pergamena e tracciare qualche disegno? Voi cosa ne sapete di tatuaggi? Cosa ne so di visto tatuaggi? La sua domanda, credo niente. Infatti. Quanto può essere più difficile cercare di disegnare qualche cosa prima di portarlo sulla pelle di qualcuno? Oh, i disegni dei Togashi sono risaputi, se qualcuno avesse studiato un po', di non essere tatuaggi comuni. E a quanto pare voi non avete studiato ed è il motivo per cui siete qua. Faccio un cenno con la testa e dire sì, quindi pensa se non lo sei tu, pensa tu. E il leone? È qua di sua volontà anche lui? Io lo guardo solo, alzo un ciglio e poi riabbasso lo sguardo. Forse, come tutti i leoni. Forse il leone è il più intelligente di tutti noi qui dentro. E me ne sto buono in posizione di prima, io non mi sono alzato né mosso. Se il leone è il più intelligente di tutti noi, allora siamo destinati a morire domani. Io ignoro e continuo a leggere la pergamena. Qualcuno di voi sa giocare? Alzo lo sguardo e poi lo riabbasso sulla pergamena. Questo era il mio dono per il daimyo. E sposta avanti una scacchiera di Go. Se dobbiamo aspettare, tanto vale passare il tempo in maniera più ricreativa. Essendo un gioco di tattica militare, posso usare Tactics per giocare con lui? Sì. Quindi se vuole fare una partita Go, che è un rinomato gioco di guerra, e allora fai un tiro di aria più tattica, perché devi usare l'ingegno per capire quali saranno le sue mosse. Non più acqua, perché deve essere percettivo, perché sul Go devi capire le intenzioni dell'avversario. Anche acqua va bene. La difficoltà è 3. 3? Vedi che lui è un bravo giocatore. Ce l'hai? Sì, ho con capito, ma prendermi uno stress per una partita di Go. Fallisco. Preferisci perdere contro un serpente?
Mi stanno parecchio sul culo serpente e leone. I serpenti stanno sul culo a tutti quasi quanto il ragno. Cazzo, allora gli faccio il culo subito. Hai visto che fino a poco fa io parlavo di armonia anche nel gruppo e adesso lo sto ignorando per la mente. Ok, allora gli faccio il culo. Gli faccio il culo e con un'opportunità. I serpenti sono visti male per... Aspetta, qui in questa versione, visto che nell'altra non c'era, è contemplato l'aiutare? Sì, io ho giochi. Posso da dietro, perché io sono alle spalle del serpente, fargli a lui qualche cenno quando fa qualche mossa, tipo facendo no con la testa, oppure sparare un po' così. No. Barare non ti guarderei neanche morto. Allora, si può aiutare. E... descritto a pagina 27, questo bel monoletto. Praticamente quando aiuti qualcuno, dov'era? Dice che è scritto a pagina 27, ma non lo so. Comunque io gli indico nel frattempo di sedersi davanti a me e cominciamo la partita. Inizialmente sono un po' in difficoltà e mi metto sotto stress. Io quando vedo che lui ignora i miei suggerimenti di come muovere lui, allora io li uso per... Quando muove il serpente, faccio capire che è una pessima mossa, però tipo facendo così, in modo da in realtà sbilanciare già in quel fatto, così che tu presti più attenzione a quella mossa senza che però sembra che ti sto aiutando. Puoi tirare un dado bianco in più per ogni persona che ti aiuta. Urca. Bianco. ignoro i suoi, giusto. Allora, dopo che avete tirato, ricordatevi che se avete dei vantaggi che vi servono, potete eventualmente applicarli, ritirare, aumentare i risultati a seconda di quello che c'è scritto nel vostro vantaggio. Ah, il successo critico io l'ho ritirato, ma ho fatto un dado che ho deciso di scartare perché era un altro stress e un'opportunità. Non cambiava niente. Il caso del serpente è visto molto male per un motivo. Quindi due stress prendi? No, non lo tengo. Lo scarto. Allora hai fallito. È 3 la difficoltà. No, questo vale come successo. Ma quello non ce l'avevi, quel dado. Come? Da no? Dove è uscito? L'ho tirato prima, ce l'avevo. Ma hai tirato su questi tre. Hai fatto 3 successi su 3 dadi con uno stress e un'opportunità. Quanto tiri? No, ho tirato 3 dadi neri perché ho usato acqua e c'ho 3. Mm. Questo era un critico, ho ritirato il dado nero. Ah, okay. Che è venuto vantaggio con stress, che non mi serviva una ceppa, okay. E non l'ho ottenuto. Il grande serpente è visto male per un motivo molto semplice. Sono visti come dei volta a gabbana perché hanno cambiato clan già 3 volte. Sono nati come costola della Fenice, poi sono andati dal drago, poi si sono separati e adesso cercano di fare il loro clan da soli, ma non hanno la costanza di rimanere con un padrone. Ne sappiamo qualcosa. Comunque, quanti successi hai fatto in tutta la fine? 3. Quanto stress hai accumulato? 1. Ah, in totale 2. Riesci a vincere, vedi che appena vinci la prima partita lui si alza e inizia a dire: va, mi sono già annoiato, facciamo qualcosa di più interessante? Qualcuno di voi sa qualche storia? Qualcuno di voi avrà fatto qualcosa di cui si è pentito? Io sbuffo e rimango in totale silenzio. Io guardo la porta pensando che questa sia la tortura del daimyo. Sì. Io tiro fuori il mio kit di calligrafia e mi metto a scrivere, a fare esercizi, anzi. Ecco, vedete? Quello è facile. Quanto può essere più difficile disegnare un tatuaggio? Ma la difficoltà non sta nel disegno, sta nel suo significato. E che cosa stareste cercando di disegnare allora di così complesso? Ripeto, la complessità non sta nel disegno, potrei benissimo disegnarlo. Bah, secondo me è solo un modo per nascondere il fatto che non sapete che cosa state facendo. E infatti sono alla ricerca. Dopodiché mi giro, mi alzo, vado da un'altra parte, mi metto posizione del loto e rimango lì un po' a meditare. Beh, abbiamo capito quale sia l'abilità del nostro amico del serpente. Scassa la miglia. E non diventa, continua a leggere.
A un certo punto la giovane Bayushi si alza, va verso la porta, toglie uno dei suoi fermagli da capelli e si mette con grazia e accuratezza ad aprire la porta, scassinandola. Sentite la serratura fare clic. Lei si gira verso di voi, si inchina, giunge nuovo la testa e se ne va dalla stanza, lasciando la porta semi aperta. Il serpente si alza, si scrocchia la schiena, dice: beh, mette una mano sulla spalla del drago. Ci vediamo domani, eh. Io ho di meglio da fare che stare qua ad aspettare. Cosa? Non sappiamo nemmeno se ci daranno la cena. La porta è aperta. Vai. Ci vediamo fuori. E si allontana fuori dalla porta, lasciandola spalancata. Voi cosa fate? Nell'angolo fisco di legge lunga la leggenda dei Cinque Anelli. Non era il signore dei Cinque Anelli. Il signore, scusa, il signore dei Cinque Anelli. Ciao, no. È lungo, c'è una descrizione di una cascata di 270 pergamene. Palle. Io vado avanti a scrivere. Io da... ho la veste tipo tagliata a metà così, infilo dentro una mano e tiro fuori un pezzettino di tipo quei rosari che hanno buddisti, quelli con tutte le perlone, e inizio a recitare tipo dei sutra per farmi passare l'incazzatura che mi sta dando il serpente. Mi sembra giusto. Riuscito perfettamente nel suo intento. Volete restare svegli durante la notte o... Vabbè, dopo un po' io voglio alzo. Provare a chiacchierare. Ah, ok. Dopo un'oretta, tipo. Io mi alzo e esco dalla stanza. È pieno pomeriggio, e seguo Bayushi. Quindi siete alla ricerca di conoscenza, perché la destrezza immagino che già ci sia. Esatto. E pensate di trovarla nella missione che ci darà l'imperatore? Non sarà facile, ma mi applicherò per trovare le risposte che sto cercando. Chi cerca conoscenza è sempre ben visto dalla Fenice. Se io faccio Izawa ti può aiutare in qualche modo. E gli chiedo: cosa sapete di tatuaggi? Beh, ho studiato vari tipi di forme d'arte, ma principalmente incuriosito, perché qua l'immagine è quella là. Incuriosito dal fatto che, oltre che mera arte, possano essere qualcosa di più, ma di quello siete sicuramente più esperto voi. Certo. Ci vuole molto studio, oltre che pratica. O è più importante lo studio o la pratica? Ah, la pratica è semplicemente questione di tempo e dedizione. Lo studio è questione di avere le risorse adatte per poter ricercare ciò che si vuole trovare. E di arte, avete mai visto qualcosa di mai visto a Rokugan? No, qualcosa ma che viene da fuori? Poco e raramente, ma su questo penso che possa essere sicuramente più utile una gru di una fenice. Io sono concentrato. Questo è tipo dopo 2 ore. Sì, ah. Sono sempre lì. Hai finito la carta, no? Quasi. Sto disegnando negli angoletti piccoli. Infatti comincio ad essere un po' spazientito. E lo notate dal fatto che comincio a essere molto 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 più veloce. Dai, dopo 2 minuti che lo fisso cercando di tirarla nella conversazione, col ventaglio, quindi faccio spallucce e torno a leggere. Perfetto, io torno a meditare. Cioè, prima do un'occhiata. Io do la risposta quando loro si sono distratti. Perfetto. Kitsune, amico mio. L'arte è una questione di sensibilità. Il significato dell'arte è una questione di sensibilità. Bisogna essere eminentemente sensibili. E qui, in questo luogo, di sensibilità ce n'è veramente poca. È indispensabile. Il leone sarebbe poco. Non può essere sostituito dallo studio? Oh, lo studio è quella cosa che viene dopo, quando si è capito su che cosa ci si vuole incamminare. È lì che si è sensibili.
Invece il leone si è alzato per seguire Bayushi. Quindi appena Bayushi è uscita e anche il serpente si è allontanato, esci dalla porta e non vedi nessuno dei due. Però il palazzo non è così grande. Se vuoi provare a trovarli dandoti un attimo un'occhiata in giro, è un tiro di acqua più fitness marzia. Ah, questo è marzia, ti do scuola social. Vedi tu che cosa ti sembra che abbia senso. Ad esempio potresti potresti usare o le conoscenze di tattica per cercare di capire quali sono i luoghi dove è più facile nascondersi, sentimento per capire governo, dove possono essere andati. Sì. Ah, che non ho niente. No, governo, know the empire operates. No, quella è proprio politica, alta politica. No, allora mi sa che acqua e basta. Skaldaggeri anche. La famosa Skaldaggeri che ci perseguita da Guerre Stellari. Dov'è? Infondere sì. Scaldare, ah, ma non c'è niente. È un leone scaldare. Eh sì. In questo caso ti sono i neri. Sì. Non c'hai penalità altre. Che era sta roba? Ah sì. La difficoltà è due. No, niente, fallisco. Lui può tenersi lo stesso per avere opportunità o se è fallito sì. È fallito. No, puoi anche un'opportunità sì me la tengo. Però il resto è fallito. Allora, fuori dalla porta non c'è nessuno. Capisci che c'è un passaggio segreto di cui evidentemente anche il serpente era a conoscenza, perché sei uscito veramente subito dietro di lui e il corridoio che hai davanti è troppo lungo. Ciao Luca. Perché lui l'abbia fatto di corsa per nascondersi. Ha girato tipo un angolo della porta. Nel muro, un angolo nel muro. Ti sembra che lui sia o a conoscenza di qualche cosa o abbastanza del luogo. E che quindi abbia usato un qualche passaggio di cui si narra che i palazzi degli scorpioni siano ricchi. Ok, il daimyo ha detto ci vediamo qua domattina. Sì. Giusto? Sì. Niente mi vieta di andare innanzitutto a cercare un po' di voci di quello che dovremmo fare domattina. Possibilmente non dentro il castello, ma vado in una rispettabile osteria fuori dal castello. E sono già abitato di uscire, quindi. Esci e il villaggio di Tsuma è un villaggio abbastanza grande. Non è un villaggio gigantesco, non è una città, però è un villaggio con un bel po' di persone che ci lavorano. C'è una specie di taverna, probabilmente anche bordello. Ci sono un altro paio di sale da tè e una sala da sake. Perché sbronzarsi per i non samurai non è normale. Quindi la sala da sake. Per quanto non voglia bere o ubriacarmi e chi mi invita a farlo, anzi lo troverò con sospetto. Vado lì e sento che voci ci sono. Non pretendo di raccoglierle, quindi non sarà una parte attiva. Se sento qualcosa, bene. Allora fai un tiro di acqua. Esatto. Senza neanche la difficoltà. Cioè la difficoltà è uno. Più successi raccogli, più voci ti dico. Uno. Non voglio prendere stress. Allora, la voce più insistente parla del fatto che pare che la figlia del daimyo stia per sposarsi. Però nessuno ha ancora capito con chi, a che famiglia, con che clan. Ci sono diverse voci a riguardo e ti sembrano abbastanza contrastanti tra di loro e alcune veramente assurde. C'è chi dice che il daimyo Bayushi abbia deciso di darla in sposa a qualcuno del ragno addirittura. Era madosso. È una cosa assolutamente eresie fuori di testa. Poi qualcuno dice no, la daranno a un unicorno. No, ma pensi che tutti quegli uomini che sono arrivati a palazzo ieri non siano qua per la mano della principessa? E noi che sappiamo il futuro, con chi va in sposa Bayushi? Non lo sapete. Non lo sappiamo. Non l'abbiamo mai saputo. Lei se si è veramente sposata.
Lo scopriremo alla fine di questa puntata. Questa è la voce più insistente che senti in giro. Basta. Fino a che qualcuno non ti si avvicina, mezzo ubriaco, ti fa: voi non siete uno di quelli che è arrivato ieri? Perspicace. Ah, abbiamo trovato lo sposo! Complimenti allo sposo! Viva gli sposi! Offro un giro a tutti! Allo sposo almeno. Tutti no, siete troppi. Io guardo. Tu e lo sposo. Io guardo il locandiere per vedere che reazione ha. Il locandiere prende delle bottiglie di sake. No, no, nel senso, si è diciamo intimorito la persona perché è una di alto rango. Oppure se è un ubriacone o... No, anche da come è vestito non ti sembra un ubriacone. Non ti sembra nemmeno un samurai, è più probabilmente un mercante. Ok. Infatti non ha nemmeno la maschera da... No, ecco, è per dire, se gli dico a un certo punto, levati te, cioè mi levo dai coglioni di non mi seguire, non è un problema. Il locandiere porta due bottiglie, vi fa un profondo inchino e vi dice: congratulazioni! E si allontana di nuovo e ti lascia due bottiglie di sake. Il tizio si siede davanti a te, inizia a versare da bere a te e a lui, prende il primo bicchiere e lo butta giù, fa ah! Ida. Mi ricorda qualcuno. Quindi quale sarà il primo passo come nuovo daimyo di questa contea? Io sorseggio. Un daimyo di poche parole, vedo. Ottimo, mi sono stancato di tutta questa gente che continua a parlare e ti dà fastidio perché continua a parlare e tu lo sai che dovresti stare zitto e vorresti che loro stessero zitti, ma loro continuano a parlare, ma voi siete una persona ottima. E cosa si dice? Di cosa? Non lo so. Ah, si dicono un sacco di cose. Ah. Ad esempio, e sorseggio. Mi butta giù un altro bicchiere, si appoggia con il gomito sul tavolo e fa: si dice ad esempio che voi non siate l'unico che sposerà la principessa. Sì, credo che tutti gli uomini che sono arrivati con voi siano i promessi sposi della principessa. Si dice questo, eh? Sì. Interessante. Beh, mi auguro che sarete voi il nuovo daimyo. Ah. Si beve il tè sul bicchiere. Lo scopriremo domani. Ora scusatemi, ma devo e corre lontano in un angolo. Io gli do un pat che lo spinge via. Vedi che i suoi evidentemente amici, che sono già ubriachi quanto era lui all'inizio, gli si avvicinano, gli battono le pacche sulle spalle. Dai, butta giù ancora! E io alzo tacchi e me ne vado in quel momento. Oh, signore. Io verso sera, rimanendo sempre lì, nessuno è venuto qualcosa prima di sera a entrare nella stanza. Comunque, da quando siete. Se qualcuno di loro vuole fare qualcosa prima di sera, se no io quando viene sera voglio fare qualcosa. Io, dopo aver meditato un po', sicuramente mi alzo e mi metto a fare qualche posizione strana, improbabile, di meditazione. Tai Chi. Sì, tipo Tai Chi. Tipo la posizione della gru di Karate Kid, che non ha nessun senso. Anzi, fai il Shu e Genin Shu, che è questo movimento qua, del Tai Chi. Non fai la tua posizione preferita, che è la verticale, che è la verticale invertire, per la cascata. Invertire la cascata. No, non me lo voglio spoilerare così. Ok. Arriva sera. Tiro fuori una candela, giù per terra, l'accendo. Scaldo levemente le mani, metto un dito sulla fiamma scottandomi in sacrificio ai cami dell'aria, dell'aria, certo. Dell'aria. Nel fuoco, sono abituato. No, comunque è stato che per accendere la candela hai fatto il verso dello zippo. Ma perché faccio così, faccio il verso. Vabbè, il movimento. Accendo la candela, mi brucio lievemente e voglio provare a entrare in comunione con gli spiriti del fuoco per provare a divinare. Ok. Quindi, teologi, perché understanding religion e spirits, visto che non c'è proprio divinazione. Sono tre. Tu stai cercando di entrare in contatto con quelli del fuoco, quindi fuoco. Fuoco. In più, il mio vantaggio, avendo il sesto senso, posso ritirare due dadi, cioè ritirare se non mi piacciono. E voglio provare a chiedere agli spiriti e fare alcune domande per poter sapere se è ventura o sventura rimanere qua dentro fino alla mattina, ventura e sventura andare in giro con questo gruppo, un paio se riesco, un paio di sensazioni sul serpente. Okay. Non troppo approfondita, ma una domanda. Per ogni critico una domanda con una risposta più completa.
Questi due li ritiro. Ti tieni due di stress allora? No, posso scegliere poi quale tenere. No, se ritiri il critico. No, non ho ritirato il critico, non ho fatto il critico. No, era il suo vantaggio. Il vantaggio, scusa. Oh yes. Faccio. Tanto saluti a Rita, fate come Rita, andate su iTunes a lasciare una recensione. Ciao Rita, grande Rita. Ciao. Io faccio due successi, tre opportunità e uno stress. Allora, segnati lo stress intanto. Le opportunità sono che ti rendi... Tre. Una delle opportunità, te lo dico io subito, sono che ti rendi conto che gli spiriti vi stanno guardando e vi stanno giudicando. Ok, allora, una delle... quali sono quelli più prevalenti qui? Beh, aria. Aria e? Secondi aria. Più prevalenti? Ah, i secondi più prevalenti probabilmente acqua, ma perché fuori okay. C'è il laghetto nel... E allora, con le altre due opportunità, chiedo agli spiriti del fuoco di mettere una buona parola a Tina, fino a che non veniamo chiamati. Ventura e sventura. Ok. Nella miglior tradizione di D&D, incantesimo fastidioso. Sventura o opportunità? Andare fuori a prendere una stanza e dormirci? Sventura. Mi... Lei col dito bruciato, spengo la candela e tiro fuori i due anelli del secondo libro. La prima era la compagnia dell'anello, quello rimane uguale. Secondo i due anelli, il ritorno degli altri due anelli. Il ritorno dell'imperatore. Ah, giusto. Il terzo, il ritorno del daimyo. Sì, il ritorno del daimyo. Quindi voi siete ancora nella stanza? Ritorno del daimyo, sì. Io sì, sì. Voi a un certo punto cominciate a sentirmi parlare con due voci diverse tra me. Una più maschile e una più femminile. Quella femminile accusa quella maschile di essere stato grossolano come al solito, è molto poco gentile. E soprattutto di continuare a portare disonore sul clan. Quella maschile si difende in imbarazzo. Il tutto coperto sempre dal ventaglio, quindi... afferrate parte della discussione del dialogo, ma non il dialogo completo. Visto, non mi ricordo se era un videogioco o un anime recente che ho visto, dove c'era uno che c'aveva la sorella morta dentro l'anima, che quindi parlava tra sé e sé, doveva proteggere la sorella. Era qualcosa oppure del era Mazinga Z ed era il Barone Ashura. Esatto, a metà, a metà. Non era quello, era qualcos'altro. Viva il Barone Ashura, e ignoro. Ognuno ha i suoi quirks. Io non faccio attendere la sera. Mangio qualcosa, prendo una bottiglia di sake e torno dentro. Anche dei bicchierini sembra di danno per condividere in caso. Lo sai, non c'è i bicchierini di plastica, quindi. I monaci possono bere comunque. No. Perfetto. Anche dopo ho un sofferto po', tanto dopo un po' della divinazione e tutto quanto. Se nessuno fa niente, io mi alzo e richiudo la porta. Aspettando, cioè, è già tornato Matsu. Ok. Anzi, penso in una puntata volevo bere dalla disperazione e il nonno mi ha bloccato la mano. È vero. E poi dopo che rientra lui, mentre rientra lui, faccio... Ottima idea. Richiudo la porta e la chiudo. All'interno della stanza, a parte la tua candela, non ci sono altri modi di avere luce. Io l'avevo spenta, allora la tengo accesa. Te ne rendi conto quando scende veramente molto il sole e ti dice vabbè, adesso accendo le... Tiro fuori un paio di candele, ne metto una così e chiedo a loro se qualcuno vuole utilizzare l'illuminazione o se no le metto al centro della stanza. Io te le lascio mettere al centro della stanza. Okay. Nessuno vi ha portato da mangiare, nessuno si è fatto vedere e anche tu che sei andato avanti e indietro vedi che si tenevano abbastanza lontani dal corridoio che portava alla stanza. C'erano persone in giro per il castello, vedi che stavano facendo, pulendo, sistemando, ma si tenevano lontani, nessuno si avvicinava alla stanza. Vabbè, domanda, il loro Gizashi ce l'ha lasciato? Sì. Ok. Io comunque a loro ho portato... Quindi siamo armati dentro la stanza, dentro il palazzo. Un paio di polpettine di riso a testa, contando loro tre più me, basta, perché le serpente cazzo di su è andato via. Serpente non c'è. No, appunto, non immaginavo. Oh,
Grazie mille. E una bottiglia di sake. Io posso avere una teiera un po' scrausa per bere il tè e del tè. Bella, ma poteva essere il tuo dono per il daimyo. Cazzo, però non lo farò. Allora no. Poteva essere il tuo dono per il daimyo, e se fosse stato però se il poi tuo la dono per il daimyo, non avresti comunque l'acqua da metterci dentro. Che monaco stronzo. Dunque ringrazio, mangio, bevo un po', chiacchiero un attimo lui e dico, gli spiriti non sono favorevoli all'uscire da quella porta. Non sono neanche del tutto favorevoli a rimanere qui dentro, ma mi sembrava, un po' meno. Mi sembrava stupido rimanere qua dentro e non scoprire niente del posto. Anzi, che hai scoperto? Pensano che domani dobbiamo sposarci con uno di noi, con Bayushi. La figlia che era qua con noi. Beh, avranno visto 5 uomini sì. Entrare. Pensando che siamo. In questo momento sentite la porta muoversi come se qualcuno stesse cercando di aprirla. Il serpente che ha sentito quello di cibo. Oh, aprite! Compagni, aprite questa porta! Io guardo loro, ma non dico niente. È chiusa! L'hanno richiusa la servitù. No, sono sicuro che non l'abbia fatto la servitù, nessuno si è avvicinato. Aprite questa porta! Io non l'ho chiusa, quindi se è aperta è aperta, se è chiusa è chiusa. Qual è la prova che sei chi dice di essere? Ti servono veramente altre prove? Potrei continuare a parlare per un quarto d'ora, ti va bene come prova quella? Truc. Quindi questo mentre apro la porta, quindi questo vuol dire che non continuerei a parlare per il prossimo quarto d'ora? Per la prossima mezz'ora. Ah, cosa avete fatto di interessante? Non è passata mezz'ora. Non sto continuando a parlare, tu hai parlato anche. Mi siedo all'angolo. È il nonno di Kitsune. Riprendo riprendo il segno di dove ero rimasto. Io guardo lui e gli faccio uno sguardo, come dire. Te lo stai andando a cercare. Domanda, ma tu hai mangiato? No. Perché ci sono due polpette di riso, quindi in caso il serpente, subito. Vedete che non sembra interessato a mangiare. Vabbè, casi suoi. Io comunque gli offro da bere. Io mi metto le cuffie da open space. Quelle silenziose. La sale in disco. Ma più o meno che ora è, quindi? Cioè, ormai è notte fonda. No, notte fonda, è passata l'ora di cena. Lui ti si avvicina e vedi che molto sottovoce ti dice: potrei aver trovato qualche cosa che magari vi interessa. Inizialmente, cioè, rimango fermo, ma con le sopracciglia faccio come per dire, senza cercando di non farmi notare da tutti gli altri, e poi ritorno composto. Avete chiesto qualcosa che non si era mai visto a Rokugan? Faccio cenno con la testa di sì. Allora aspettiamo che gli altri si siano addormentati. Quanto è pericoloso quello che mi state proponendo. Lui ti si riavvicina e sempre sottovoce ti dice: dipende a chi lo stai chiedendo. La conoscenza è veramente pericolosa? Io credo di no. È l'uso che se ne fa che è pericoloso. Sembra quasi gli stia vendendo la cocaina. Esatto, devo tirare fuori una bustina sospetta. Il tatuaggio sarà la busta. Il famoso tatuaggio della busta, no, la busta. Attiva il tatuaggio. Esatto. Un'azione in più. Con la scimmia. Valuteremo questa notte. Lui si siede in un angolo, si appoggia al muro. E si mette a braccia conserte, tipo a riposare, chiude gli occhi. Anch'io ho spossato dallo stomaco vuoto. Io vi offro comunque il cibo. Però capendo la vostra persona, ve lo offro in un fazzoletto. Mm-hmm. Lo svolgo davanti a voi per farvi capire che è cibo. Mm-hmm. Mi ritraggo. Anche tu assisti allo spettacolino. Non vorrai mica accettare, eh? Ma
io ho un po' di fame. Contenti, contieniti. Vi prego. Allora a un certo punto... Favoritene. Manina, manina galeotta. Ritira la polpetta di riso. Tu mangia? Più o meno. Così. Dopodiché, mangiata la polpetta di riso, stremato o stremata, a seconda del momento. O della persona. Chiudo il ventaglio, lo infilo nella cintura del kimono. E mi rannicchio da una parte. E io mi levo e me lo uso come cuscina. Isawa vuole rimanere sveglio? Un po' più degli altri. E poi no. Io ti faccio, se vi preoccupa, svegliatemi quando volete dormire voi. Veglierò su di voi. Da un leone non ci si può aspettare altro che i turni di guardia. Sono d'accordo. Forse anche da un granchio, però sì. Quando gli altri bene o male sono tutti addormentati o comunque sono in un angolo arranchiati a farsi fatti loro, il serpente ti si avvicina e ancora più sottovoce ti allunga una pergamena mentre ti dice: questa l'ho trovata nel palazzo. Come sapete, gli scorpioni hanno un sacco di pergamene. Non tutte possono uscire dai loro palazzi. E questa è una di quelle pergamene di cui mi sfugge il significato. Ma sicuramente, e la gira per farti vedere il sigillo che è stato apposto sopra, sicuramente viene da fuori. Vedi che il sigillo che c'è appiccicato sopra è quello del clan del Kirin, quindi dell'unicorno. Okay. E infatti la fattura proprio della pergamena non è la tipica pergamena di Rokugan, sembra molto più grezza, ruvida, il legno è lavorato in maniera molto molto più articolata di quanto farebbe un artigiano rokugano. Tu sei alla ricerca di qualcosa mai visto, io voglio scoprire che cosa c'è qua dentro. Apriamolo e vediamo insieme che cosa c'è. Tu la apri. Io la posso aprire. Il nome del serpente è Lucignolo. Esatto. E mi offre dei sigari. Se però tu hai viaggiato veramente quanto dici di aver viaggiato, la tua conoscenza e il tuo occhio sicuramente serviranno a capire che cosa c'è qui dentro. Ma se l'apriamo ora senza luce, che cosa vedremo? Come senza luce? Che è spenta però, giusto? No, quelli al centro. Ah, è ancora? Senza sono accesi. Ce ne sono tipo 2-3 da uno sgamo. Al centro della stanza. E sia. Vedi che lui tira fuori dalla cintura, dal lobby che tiene il suo kimono, una specie di lamina di metallo sottilissima, che non è veramente tagliente, ma che gli permette di staccare il sigillo senza romperlo. La riposa nel suo hobby e srotola la pergamena davanti a voi. Tu hai giusto il tempo di vedere l'inizio della pergamena, che è scritto effettivamente in una lingua che hai avuto modo di vedere molto poco in vita tua. Okay. Ma riconosci poi un simbolo, quello proprio disegnato. Ed è un serpente che si morde la coda, ma a differenza del tipico serpente arrotolato su se stesso, è racchiuso in un loop dell'infinito, nel Mugen. Ouroboros. No, Ouroboros è cerchio. Esatto. Ed è una... ti sembra una commistione molto strana, perché il Mugen è tipico di Rokugan. E da quello che sai... fuori non è una cosa utilizzata da nessuno delle popolazioni barbare che vivono nei pressi di Rokugan, ma il disegno di come è fatto il serpente è chiaramente di una di quelle popolazioni barbare. In quel momento però, purtroppo, senti un rumore di legno che si sposta, di tatami che vengono sollevati. Ok. E tu, il serpente e il leone, che probabilmente era mezzo sveglio, mezzo addormentato, fate subito un tiro di tattica
con l'anello che preferite. A seconda dell'anello che preferite ci saranno delle conseguenze poi, che non vi dico. Attenzione. Passate una volta. Certo. Sì, tieni. Grazie. No, io non è che ho deciso di rimanere sveglio, ma che mi sono addormentato con un orecchio drizzato. Sì, beh, se ti sei addormentato acqua. Però mi sei svegliato a me. O non l'hai fatto di proposito? Ah, no, no, se tu hai fatto come tu. Io ti ho detto che facevo. Io mi sono messo a dormire perché c'è sveglio. Ah, ok, no, allora ero sveglio. Allora è terra. Un successo. La difficoltà è uno, quindi. Questo è un'opportunità. Ok, ok. Tirare ma io quasi tiro acqua, anche se ne tiro solo due, ma nel caso se dovessi avere un'opportunità posso gestirla in base a quello che ho tirato? No, perché in questo momento ti serve solo per fare lo spareggio nel caso di pareggio, perché è il tiro di iniziativa. Ah, ok, allora noi facciamo terra. Ricordatemi che cosa avete usato anche. Terra. Non capisco perché abbiano fatto i dadi neri con le cose rosse che non si leggono benissimo. Questi qua sono bellissimi. Questi bianchi e rossi. Devono farli un altro colore. Quindi tu hai fatto in tutto un successo. Un successo e un'opportunità. Quindi. Voi siete pari. Allora, i primi ad agire purtroppo per voi sono i vostri avversari che hanno fatto 4 successi. E la madre... ho tirato io. Domanda, le opportunità sono interpretative? Non durante l'iniziativa. Ah, ok. Poi durante i tiri sì, a meno che non abbiate qualche abilità che vi dice se hai un'opportunità puoi fare questa roba. E niente, l'ho capito dopo il mio vantaggio, quindi. E che vantaggio era? Che potevo ritirare 2 dadi. Nel senso, perché quando tu non vuoi cedere alla paura perché la tua volontà è più forte e ti aiuta a sorpassare le difficoltà, quindi nella paura di essere attaccato ho mantenuto il sangue freddo e l'avrei spiegato per ritirare 2 dadi, ma niente, lo uso la prossima volta. Nella stanza entrano 4 persone vestite completamente di nero. Mm-hmm. 2 dal soffitto e 2 appaiono da sotto il pavimento spostando dei tatami. Hai fatto scegliere la cosa perché sono le stance di conflitto? No, le stance sono un'altra cosa ancora. E queste 4 persone entrano e stanno andando ognuno contro uno di voi, quindi anche contro quelli addormentati. Uno di quelli addormentati, nello specifico contro lo Shugenja. Però, dato che tutti e due avete usato terra come ring, come anello per fare l'iniziativa, ognuno di voi nota che uno dei vostri avversari è in pericolo, cioè è in pericolo, è in qualche modo rallentato da qualche cosa, e potete fare subito un tiro prima di loro, mm-hmm, per spostarli e allontanarli da qualcun altro. Io assolutamente su di lui. Te pari il leone che non mantiene la parola. Vai. No, questo è proprio un tiro martial art per frappormi col fuoco, ti direi. Precisione, acqua. Ti stai buttando di getto diretto. Ok, per evitare una cosa al volo prima che loro abbiano il tempo di agire. Le imboscate sì sono sotto lo zero come onore. Assolutamente sì. Okay. Quindi puoi combatterci anche in maniera non proprio totalmente onorevole. Non se lo meritano. No, infatti. 2 successi e 2 opportunità mi bastano. Lo sbatti contro il muro, vedi che il tuo colpo lo stordisce e rimane. Una delle opportunità è tirare un bercio per svegliare tutti. Ok. Quindi anche voi tirate l'iniziativa, ma dal prossimo round. Ok. Io. Ma me l'hai spostato? Iniziativa. Sì, l'ha allontanato. Tattica era iniziativa. Tattica.
Okay. Io provo a allontanarlo da... Ok. Dai, anche tu stesso... Se volessi anche nel muovermi per andare a fare questa cosa, spostare la pergamena verso il serpente in modo che possa buttare. Provare a metterla al sicuro. Se hai un'opportunità lo puoi fare. Tre neri. Okay. Anche se non uso acqua, uso acqua. No, anche se non usi acqua, l'opportunità è un'opportunità per te di migliorare la situazione in questa. Aspetta, quanto è possibile? Sì, i dadi sono pochi, poi ce li gestiamo. Dai. Faccio un'opportunità. Di base un'opportunità, un successo, e volendo un potrei altro avere un critico. Beh, ritira, no? Intanto, tanto puoi scegliere se puoi tirare, no? O se, no. se lo ritiri è se come lo se l'hai tenuto. È... Ah, ok. Quanto mi serve per passare? Uno. Ah, ok, buono, allora ce l'ho. Fatto. E con l'opportunità che ho cerco di spingere la pergamena o al sicuro o verso il serpente in modo che la metta via. Provo a imboscarlo. Ok. Gli altri due si gettano contro di voi. Perché stavano già venendo contro di voi. E loro non si preoccupano dello stress in questo momento. Facile quindi... Sì, perché da un lato il master è molto avvantaggiato sullo stress. Che esce, tiro su tutto. Sì, all'inizio sì. Vi attaccano e per l'attacco possiamo fare un'azione a turno per ognuno. Allora, il primo a essere colpito è Matsu. Ma c'è difesa in questo gioco? La difesa c'è, e aspetta che te lo dico subito dove sta. Lo skirmish, movimento, no, stance, loro hanno già lo stance. C'è Lorenzo che dice, siamo un gruppo di massa nel locale qui sotto dove state giocando, possiamo fare irruzione a metà sessione? Allora, la difficoltà è 2, a meno che voi non abbiate armature, cose, abilità che modificano la difficoltà. Loro hanno fatto 5. Ma non so cosa, cioè nel senso con Toth Robes non so che cosa intendessero, però no, dici, un leone è sempre pronto al combattimento, cioè non è il crostone di cuoio. Ma dove? Ah, equipaggiamento. No, beh, ti dà armatura. No, questo è il danno del cazzotto. E ti stanno attaccando con un tanto e lo stanno usando a due mani. È un tanto a due mani? Tanto a due mani. E loro hanno fatto 3 successi più 2 danni della spada, quindi sono 5 danni. Cacca. Come? Aspetta, perché? Perché ti hanno colpito e ti hanno fatto 5 danni. No, allora aspetta, i danni della spada sono 2. Più i 3 successi oltre i 2 di base dell'attacco fa 5. Ah, non erano 2 per colpirmi e lo scarto sono il bonus? Ne hanno fatti 5 di successo. Ah, scusa, avevo capito 3. 3 avevo già tolto tutto quello che... È quello che non capivo. Perché troia, quanto cazzo. Se hai resistenza la puoi togliere, ma non credo. Ma dimmi tu se ce l'ho, dove la trovo? No, non ce l'hai. Non ce l'avete. Ok. Allora sono 5 danni, è una ferita molto molto profonda. Che troia, sì. Mentre quello che si getta sul nostro Togashi fa 2 successi precisi, il che vuol dire che sono 2 danni. Ok. E sta a voi. Fa loro 2. Io tiro l'iniziativa. Tiriamo l'iniziativa, così ci specializziamo. Cos'è che io scegliamo cosa usare, no? Tattica e poi con un anello tipo cosa. Io uso fuoco. Cavacca. Contano solo i successi, giusto? Le opportunità non servono a niente su iniziativa. Se sei in pareggio
contano anche le opportunità. Quindi no, mi tengo un successo e uno stress. Ok. Passi tre dadi. I dadi neri, bastano i neri. Grazie. Bello. Un successo e uno stress. Quindi siete tutti insieme. Voi vi siete svegliati per l'urlo che ha tirato... E vediamo che uno è ferito. Uno di loro due è molto ferito. Sì, praticamente ho spostato un ninja perché non ti venisse addosso e l'altro mi ha tolto la milza. Sì. E tu hai usato... Aria. Aria. Allora, tu, Izawa, noti che per il tipo di colpo che hanno dato, che vedi ancora il pugnale che esce dalla ferita del leone... Avrebbero potuto ucciderlo istantaneamente e hanno volontariamente colpito una zona non vitale. Ok. Tu invece noti che uno dei due che sono stati sbattuti contro al muro mm-hmm. ha probabilmente sbattuto male la gamba e adesso è zoppo, o perlomeno zoppica un po'. Ok. Il che vuol dire che i tiri contro di lui sono più facili di uno, perché non è in grado di spostarsi bene. Okay. Beh, sta a voi due e poi c'è il nuovo round. Io meno. Ma di brutto. E... Per combattere posso usare l'anello dell'acqua? Nella stance del fuoco? Se usi la stance del fuoco, usi devo il fuoco. Fuoco. Come funzionano le stance? All'inizio del vostro round potete scegliere una stance, mm-hmm. una per anello. E a seconda di quello che scegliete vi danno delle cose diverse. Che dipende da cosa tiri in quel round? Sì, praticamente sì. Ad esempio, la stance dell'acqua, nel tuo turno puoi fare un'azione extra che non richieda un check con i dadi. Mm-hmm. Quindi due colpi d'arma, per esempio? Che non richieda un check con i dadi. Ah, che non richiede un check con i dadi. Ah, sono solo bonus. Sì. E non puoi fare però due volte la stessa azione. Okay. Però potresti fare un'azione in più. La stance del fuoco, invece, ad esempio, se hai successo... hai un successo bonus per ogni stress che decidi di prendere. Mm-hmm. Quindi potenzialmente fai molto più danno. Ma tira anche meno. L'aria aumenti la difficoltà degli attacchi contro di te, di uno. Terra non possono spendere le opportunità per farti male. Esatto. Per non fare il critico. Per non fare critico. Perché come funziona il critico? Puoi spendere opportunità per infliggere una ferita critica. Ok, basta una? Due. Ok. E con il void non soffri stress. Porca puttana. Fortissima. No, io vado void. Di terra. Vado e di terra. Anche. Tra l'altro potete anche spendere punti void. Vabbè, al momento. È al secondo livello, mi sa. Possibile. Sì, sì, al secondo si può livello. Spendere, si può spendere punti void per ridurre i danni. No, li puoi spendere solo al secondo livello. Al primo non puoi. Allora succhiamo e basta. Allora, successo con stress. Due successi. Che stress hai usato al fine? Terra. Terra. Allora, io mi tengo questo e questi, quindi prendo 4 successi, un bonus, ma per il potere e l'abilità della mia scuola rimuovo uno stress e aggiungo un bonus, e quindi due bonus lo trasformo in una critica. 4 successi e una critica. Allora, il primo critico che infligge a una creatura soffre subito 3 stress, e questo qua già, poveretto, ne aveva presi altri 3 prima. Beh. Sta... 6, che è il suo massimo che può raggiungere. Quindi è collassato. Forse se lo supera. Sì, sì. No? E uno stress l'ho preso. In più gli fai anche i danni. Anche i danni. 4 successi, quindi sono 2 di base per la spada di legno, che mi stavo allenando con i ninja prima. Avete la wakizashi in questo momento. Vabbè, ok, meglio. Perché è quella che vi hanno lasciato. E quindi ogni successo in più fa un danno in più, giusto? Dipende dall'arma. Il wakizashi, se lo usi a una mano, il danno base è 3. No, io lo userei a 2, se posso. E allora è 3 più 2, 5 più i successi extra. 3 più 2, 5? 2 di che? Scusami. 3? Usare a due mani.
Ah, due, uso due mani, fa due danni in più. Quindi 5 più 2 extra, 7 quindi. Se 2 era per colpire. Sì. Ok. E va a terra. E gli cade l'intestino davanti a me. Togashi. Io vorrei provare a prenderne uno e non ucciderlo, ma farlo svenire. Per interrogarlo dopo, sì, eventualmente. Perché l'hai ucciso? Cazzo me ne frega, ma attacchi di notte. Oh. Scusa, vai. Una... Allora stai usando che stand l'aria, ti direi. Cioè, della stand, né che a me sono venuti col, sì, col bastone di legno. Sì, ma hanno trapassato e fatto 5 danni. Sì, ok, ok, ok. Tutto cadere più caramelle per terra. Il grande rapporto di Rob con le morosità. Ok, è la seconda che fai cadere in 20 minuti. Sì, una però è caduta senza. Una è caduta senza. Carta, io buttare. Prendo tutti e tre i successi e lo stress. E lo stress. Lo prendi e inizi praticamente a togliergli l'aria per farlo svenire. Vedi che lui batte per un attimo la mano per terra, dopodiché si è accascia tra le tue braccia. In tutto questo il serpente sta leggendo la pergamena per un attimo, guarda che cosa c'era all'inizio, proprio nelle prime righe, vedi che la riarrotola, se la infila sotto il, okay, il kimono, si nota tantissimo che ce l'ha sotto il kimono, è grossa così, e quindi guardandosi in giro velocemente vedi che si butta verso il buco che è stato che lasciato nel pavimento dal tatami spostato. Butta dentro la pergamena. I due tizi rimasti, uno è quello che zoppica, quindi avete un vantaggio. La difficoltà per colpirlo è uno invece che due. Ok. E quello vedete che solleva una cerbottana per sparare un dardo verso Matsu, che ha ucciso uno dei suoi compagni. Non ti prende, ma uso l'opportunità perché il perché sono in terra, eh? Non ti può fare il critico, però uso lo stesso l'opportunità. No. Perché per evitare il dardo ti muovi praticamente tra te e lui. Adesso c'è il buco nel pavimento dove il serpente ha buttato la pergamena, quindi non riesci a raggiungerlo e ad attaccarlo. O lo raggiungi o lo attacchi, a meno che non ti metti nella stance. O salto col wakizashi. Yeah! Salto col wakizashi. All'altro, che comunque è ancora invece vivo per quanto sbattuto prima contro un muro, e quello si butta su Togashi. Quindi da 4 ora sono 2, giusto? Mm-hmm. Che usa tutti e tre i suoi non successi, ma opportunità per saltare nel soffitto, e lo sentite che sta correndo in un cunicolo apposta nel soffitto. Ok, il soffitto è di carta? Il soffitto è di bambù. Beh, cazzo, di carta come fare giù una persona? Anche quello è vero. Carta, e una epic fail. Salto nel cunicolo e torno là. Esatto. Come il gatto di Office quando lo lanciano sopra e cade. Esatto. Salvalo! No, il tetto è di legno e pannelli di bambù che possono essere spostati. Sta a voi. Io... provo. Il tizio penso che abbia già raggiunto al di fuori della stanza. No, probabilmente no. Quindi, perché dovrà muoversi. Se va dall'angolo della stanza, ci arriva al soffitto, è basso, no? Se il tizio è riuscito ad arrampicarsi, è abbastanza basso. Vedi che lui ha fatto un bel salto per arrampicarsi. No, allora io corro verso. Prima è interessato vedendo l'altro, e comunque se lo possono gestire. Corro verso il muro dell'angolo della stanza dove si è diretto il tizio. Provo con un piede a metterlo sul muro, saltare in aria e col wakizashi. Com'è, col wakizashi o con il pugno cercare di spaccare il bambù? Col wakizashi, perché col pugno mi sa che ti spezzi il pugno e basta. Sì. Sottovaluto il bambù. No, non sei per il guerriero. Salto e provo col wakizashi a
dare un colpo in modo da spaccare il bambù per farlo ricadere di sotto. Ok. Mentre dico questo, però gli dico: non uccideteli! Pugnalateli e basta. Io ero in fuoco. Ok. Più in questo caso è... Che tiro è? È un tiro di fuoco più arti marziali o qualcosa del genere. Non niente di tutto ciò. Quindi solo fuoco. Sono due critici. Gli altri due neri? In fuoco puoi prendere un successo extra per ogni. Sì, difatti sono già altri due stress. Okay. Questo probabilmente non lo uso. Stress e composure? Sì. Sarebbero 3. No, con 4 se arriva al massimo. Se arrivi pari è come i punti ferita. Però solo se lo supero. Perché qua dice quando eccedi la composure, sì, vado in contemplazione. Quindi se arrivo a 6 non l'ho. Quindi se vado a 6 non se l'ho vai superata. A 6 esatto, no, non l'hai superata. E allora ci provo perché voglio fare la mossona. Ho fatto 8 successi. Sfondi il pezzo di bambù dove probabilmente stava il tipo. E se me ne servono di meno, voglio anche che tipo dopo aver stato, mentre cade, prendo tipo per la callottola e sbatterlo per terra. Vedi che il colpo lo fa svenire praticamente istantaneamente. Non è morto, però gli hai dato una botta talmente forte per terra. Paralizzato dalla quarta giù. Sì, perché poi sai quando mentre cade, sai come in Dragon Ball quando gli danno le gomitate mentre uno sta precipitando? Minchia. Guarda, mentre lui stava cadendo gli ho dato poi il sbam! Soffri per l'ora Dragon Ball. Kakita. Allora, stanza, aria. Quindi... Poi volevo provare una forzatura a sistema, vediamo se Master me la concede. Iniziamo subito, vai. Allora, io vorrei usare estetica. Mm. Perché quello lì è zoppo e a me questa cosa mi dà un fastidio tremendo. Per cui mi vorrei accanire col wakizashi sulla gamba zoppa. Come se io dovessi correggere il difetto, però naturalmente in maniera psicopatica. E quindi mi accanisco su quello. No, ma sta delineando un bel personaggio. Uno si domanda perché Kakita se n'è andato abbandonando la sua famiglia. Va bene, dai. Grande. Iniziamo subito con le altre. Ovviamente. Allora, estetica è il nuovo valutare. Vorrei provare anche questa cosa. Il mio vantaggio è che è un'aria bella ma inquietante. Per cui quando mi avvicino, no, lascio comunque un'impressione di inquietudine e paura di base. E se ce la faccio, mi permette di ritirare due dadi di mia scelta quando il mio vantaggio mi aiuta in un check. Quindi voglio sfruttare un po' la sua paura. Allora. Tra l'altro questo ha la difficoltà per prenderlo è uno perché era quello zoppo. Ok, allora faccio successo e stress, così... È bello che la zoppa dall'altra gamba. Ma così è più equilibrato, più simmetrico. Allora, un successo, un'opportunità, e poi ritiro questi due. Ok. Porca boia. Quindi ho due successi, uno stress e due opportunità. Con le due opportunità puoi fare un critico, se vuoi. Sì, volentieri. Che gli dà subito altri tre stress. Che ci sta con il tuo essere inquietante. E lo azzoppi, vedi che lui urla per un attimo disperato. Poi sviene dalla paura. In quel momento sentite e si accendono delle lampade ad olio che non avevate notato perché sono nascoste molto bene all'interno dei muri. Dove ci sono dei pannelli di carta che non sembravano di carta e che illuminati da dietro dalle lampade diffondono luce nella stanza. Il daimyo entra nella stanza e vi guarda per un attimo, guarda i suoi uomini a terra, uno morto. Cazzi sua. No. Vedete che facendo a qualcuno dietro di lui di entrare e delle persone vengono subito verso Matsu per
curare le sue ferite. Nessuno va su quello per terra morente. No, lui ha dato la vita per l'imperatore. Siete sopravvissuti, è molto più di quanto mi sarei aspettato da voi. Complimenti. Siete riusciti a fare una buona impressione su di me. Ora riprendetevi. Io do una mano al tizio, si sollevo il tizio, mi abbasso. Il naso rotto, sanguinare. Esatto, i classici due denti davanti ai partiti. Quelli sicuramente. Ora riprendetevi e per prima cosa domani decideremo quale di voi verrà rimandato a casa. Io guardo il buco. Dove è scappato il serpente? Il serpente non è scappato, ha buttato la pelle. Era per il canale, ok. È calato. Non voglio darvi altre pene e altro affaticamento per stanotte. Dormirete nelle stanze più comode del palazzo. Qualunque cosa vogliate, potete chiederlo e vi sarà concesso per questa notte. La ringraziamo. Una domanda, se permettete. Questo è il tuo desiderio? Sì. Ti sarà concesso. Tra di noi non era presente a questa prova un membro del clan dello Scorpione? Era previsto anche quello? Sì. In realtà i ninja erano 5. Era previsto anche quello. Non ci credo, ma faccio cenno con la testa. Puoi cercare di capire se sta sì, dicendo la verità. Sì, voglio provare a capire se sta dicendo la verità. Courtesy? Sì, courtesy, e devi usare acqua, che è il percepire emozioni, sentimenti, yes, cose nascoste. Ci posso provare anch'io, tanto comunque è passivo. Ci potete provare tutti se volete. La difficoltà è 3? Sì. 2, quindi non prendo niente. No, non prendo niente nemmeno io. Sono troppo provato. Tanto non ci credo. Posso usare per fare il tiro anche cortesia? Controlla la conversazione cortesia, e gli argomenti? Sì, ah, ok. Cortesia quindi, e allora acqua. Sì, di brutto. Non so cosa ti serve. 3 bianchi e 2 neri. 3 bianchi? Sì. È giusto cortesia. Tu cosa hai tirato? Acqua. La difficoltà hai detto, eh? 3. Perché mi hai dato altri dubbi? Perché lì vedo un successo critico. Ah sì, giusto. Senza stress, quindi mi pare. Però il successo critico se lo tieni lo ritiri, ma quello che hai ritirato puoi non prenderlo. Un successo. E posso ritirare? Ritiro un bianco. No, quello è già preso. Se lo ritiri è già preso. No, ok, quello che io faccio il secondo risultato puoi non tenerlo. Posso non prenderlo. Abbiamo fatto. Ho fatto 3 successi di cui un critico e 2 opportunità. Allora, sta dicendo il vero. Effettivamente sua figlia non doveva essere presente a questa scena e ti rendi conto che probabilmente la sua situazione è peggio della vostra. In più, quelle opportunità dimmi tu come le vuoi spendere. Voglio che esploda. No. Il danno prende fuoco. No, vabbè, non esageriamo. Sono opportunità. Ma voglio opportunità di spenderlo. Voglio fargli capire che ho capito. Quindi, in un certo senso, voglio trasmettergli il messaggio che forse non siamo esattamente tutti quanti scarsi come lui crede dal punto di vista della arriva col della sacrificabilità. Mirto. Io non posso, quindi vi guardo col cuore. Antibiotici. Bevo anche per Ida. Beh, un bicchierino poi. Quella è la prima cosa, cioè trasmettergli un messaggio in modo da cominciare a diciamo dialogare su un piano diverso. Questa è la prima opportunità. La seconda opportunità è per chiedergli qualcosa in più per la mia stanza di confortevole. Che cosa gli vuoi chiedere? No, gli voglio chiedere un letto degno di, non dico un daimyo, ma
un alto cortigiano. Un figlio del Daggio. Quant'era bello il figlio del Daggio. Eccolo là. Fa cenno a due degli inservienti di accompagnarti e gli dice: qualunque cosa chieda Kakita-san, dateglielo. Vi ringrazio. Io esco dopo quando esce Kakita. Io, se posso chiedere, gli chiedo dell'acqua e un set da tè con il tè, ma non con il tè già fatto, da fare, da preparare. Concesso. Tè di giada. Cioè del tè avvelenato per suicidarmi. È così che muore il nonno, non lo sapete. Queste bacche mi daranno vigore, invece muore. Grandissimo, per questo che prende a schiaffi il nipote, perché dice che è coglione. Sfoga la sua frustrazione sul nipote. E... Mi viene concesso, se me ne dai due, quanto? A me va bene. Mi viene concesso tutto quanto? Io cure mediche, basta. No, a te ovviamente... Ho un letto di cure mediche. Le cure mediche vedi che si stanno adoperando a rappezzarti molto bene. Sicuramente non potrai correre per le prossime 2 settimane come facevi normalmente, perché il taglio è stato ben profondo. Eravamo al secondo livello, poi devo curarti. Poi mi dici, l'hai ucciso. Cazzo, che poco. Beh, ma quel taglio te l'ha fatto... Non colpendo un punto vitale, se avesse alzato. Era notte, mi ha coltellato. Io mi giro, ammasso. Il Damio non ha nulla da ridire, quindi penso tu abbia fatto bene. Però era chiaro che non ha cercato di ucciderti quando poteva farlo. Beh, io mangio col femore gratis a uno, perché gli faceva schifo. Quindi. Tu che guardavi fuori dal combattimento, hai ragione di pensarlo. Io lì non mi sono messo. No, io te lo dico. Poi, ah, se me lo dici poi, ben accetto. Te lo dico. Si vedeva che era un colpo non letale. Cioè, ho reagito distinto. Il serpente, vedete che fa finta di niente, chiede solo di essere lasciato in pace e per riprendersi un attimo. Io faccio lo stress. Dopo che ha parlato il serpente, lo guardo e gli faccio un cenno come per dire: dopo ci dobbiamo vedere. È ciccio. Poco plateale, tipo. Esatto. È un grande classico. A ognuno viene data una stanza e le cose che avete chiesto. Il resto della notte passa tranquillo e nessuno viene a svegliarvi la mattina presto. Vi lasciano dormire fino a quando volete dormire, perché la notte prima è stata parecchio impegnativa. Io, se mentre andiamo chiacchiero con loro, dico: beh, l'inizio è stato interessante. Sicuramente, se colti così di sorpresa in un posto dove ci aspettavamo sicuramente di essere al sicuro, in giro per Rokugan dovremmo avere ancora meno problemi. Abbiamo fatto bene a fare la guardia, nonostante fossimo tra delle mura protette. Beh, quindi è stata sicuramente più lieve di quella che ci sarebbe stata se dormivamo tutti all'esterno. Sicuramente. Quindi in realtà sono abbastanza impressionato dalle vostre doti. Se siete tutti uguali a me, non ci speravo molto. Recuperate ferite pari a metà della vostra endurance. Stress? No, ferite. E stress? Stress pure. Quindi qua. Metà. Della, però, l'altra. Della composure. Vabbè, recupero tutto io. Metà della composure o metà dell'endurance? Dipende quale. Di tutte e due. Stress, metà della composure. Okay. Ferite, metà dell'endurance. Esatto. Nella notte, il serpente viene nella mia stanza. Io preparo un tè. Un pelo metallo. Un po' metallo. Io penso il serpente arriva nella mia stanza. E inizio a preparare il tè, ma non uso tutta l'acqua. Tengo una parte dell'acqua per sciogliere... Avete preso l'inchiostro? Quello fatto in blocchetti. Certo. E tiro fuori un piccolo pezzettino di legno che può sembrare un ago, e in effetti è un ago per tatuare. Prima di mostrargli l'ago, gli faccio vedere le due tazzine e gli chiedo: vuoi bere oppure no? Una tazza è piena di tè, l'altra è vuota. Lui prende quella vuota. Ok, perfetto. Grazie, avevo bisogno di te.
prima di iniziare a bere gli chiedo se ha visto qualcosa in più rispetto a quello che ho visto io. Cioè cerco di capire se ha visto qualcosa in più nella pergamena quando l'ha sbirciata. Quello che ho visto potrebbe cambiare le sorti dell'impero e questi stupidi scorpioni cercano di tenerle nascoste nei loro sotterranei. Non capiscono la potenza di quello che c'è in quella pergamena, forse. Tu hai visto quel simbolo? Certo. E siccome non posso tatuarmi da solo, tu porterai il mio messaggio al Daimin. Quindi decido di fargli il tatuaggio proprio sulla schiena, dove lui non se lo possa, dove lui non se lo possa vedere, e quindi, però sa che deve comunque sempre tenerlo coperto. Quindi non può, in teoria, se non vuole farsi sgammare, non deve scoprirsi il busto. A questo punto fai un tiro. E da questo tiro dipende le sorti della nostra prossima puntata. Esatto. No, no, sì. Perché potrei ciccare. No, perché se lo fai malissimo sarà una cazzata a battere. Esatto. Il Nozukai mi esce un mille piedi storto. Bruttissimo. Siete qui nue, ma adesso non potete niente. Si toglie il mantello perché io ho il tatuaggio dell'oroboro. C'è un piccione. Esatto. Ah, e muore. Ma un piccione molto emblematico. Una esatto. Patata. Un piccione che si morde la zampa. Esatto, la patata con gli stecchini infilati. Esatto. Perfetto. Fai un piccione di un bimbo di 3 anni. Perché ci fai sempre tradire così dagli ospiti? Perché è divertente mettervi in queste situazioni. Che dadi? Datemi, allora, meditazione. Dove ti do un cazzo, no, i dadi sono sequestrati, basta. Che ne dite lì sotto? Che palle! Allora siamo... tirerò matite. È sempre successo. Quanti ne vuoi? O posso tirare una gomma? Quanti ne vuoi? Dio! Allora, oh, critico anche il bicchiere. Due bianchi e due neri. E due neri. Te ne do uno, vero? No, dai, tiene due. Adesso guarda che avrò la sfiga di... Okay. Sono due, un critico. Ok. Questo lo puoi ritirare. Quando lo posso ritirare. È un'opportunità. Sì, lo stress qua, fregatene, tira tu. Tieni tutto. Sì, cioè... sì. Tanto poi riposate. Questo lo posso ritirare. No, quella è un'opportunità. Tradimento! Sono due successi, tre opportunità e due tre stress. Sì, non sono il nonno di merda, rotto coglione, no. Sì, anche per ma perché sono vita. Perché questi togashi sono super egoisti. Sì, alla fine. Cioè, sì. Sono monaci, ma super egoisti. Mm. Beh, uno l'abbiamo ammazzato con lo stronzo. Delle lanterne arancioni. È una roba incredibile. No, cioè, come le lanterne arancioni c'è solo Krubal. Mi spiace. È vero. Quindi, è di un egoismo. Cosa ne vuoi fare di quelle delle opportunità? Opportunità? Sono tre. Allora, vorrei rifare. Allora, faccio in mezzo il tatuaggio uguale, identico. Mi vaffanculo. Però poi vorrei aggiungere dei dettagli in modo che sia occultato, ma che possano creargli delle sfighe. Quindi dei, cioè, tipo che ogni volta che dice tatuaggio starnutisce e gli esce sangue dal naso. O boh, non so. Se parla di chi gli ha fatto il tatuaggio. Bravo, bravo, bravo. Se parla di chi gli ha fatto il tatuaggio, inizia a tossire e a sputare sangue. Giusto. E la seconda cosa è che quando lo deve attivare, deve pagare un prezzo. 5 euro. Tu non sai quale sarà questo prezzo, sì. Perché gli stai tatuando una cosa senza capire. Esatto, cosa stai, sì, facendo. Sì, sì, ci sta di brutto. Ma ci sarà un prezzo a tutto ciò. E lo firmerò con scritto panda, così che nessuno possa vedere. È il tuo animale guida. Sì, ma nessuno lo sa, quindi... In realtà tu sei del clan del panda, dimenticato clan di Rokugan. Che tra l'altro il resto... forte, secondo Kung Fu Panda, è il più forte. Come il panda che tiene in scacco l'umanità, non si riproduce, la gente è tutta lì a guardare, dai, dai, che altrimenti ti estingui, e lui se ne fotte mangiando bambù. Esatto. E più rompe ancora più il cazzo perché... si nutre di una cosa che ha che lo zero contenuto, esatto, proteico, esatto, quindi cioè non zero ha un'erezione nutrizionale, neanche se... e quindi devi sforzarti per non farle estinguere, esatto. Perché l'unico tipo di cos'è, un ursite, un... Sì, è, sì, l'unico, è l'unico orso non virile, cioè... è l'unico orso che mangia la cosa meno è adatta, è panda che è grosso così, esatto, meno adatta tutto il giorno, eh sì, è proprio lazy di brutto anche lui, sì. È bellissimo. Dopo il dopo il capibara anche lui, tutti questi il prossimo metalli. Animale guida dei coboldi sarà, esatto, il panda rosso, il panda minore, mi piace. La mattina vi svegliate con tutta la calma, vedete voi quando vi volete
svegliare, il daimyo ha fatto comunque preparare per voi un banchetto di proporzioni notevoli. Riusciamo a dargli regali? Riuscite a dargli regali, vi accorgete però che il serpente non c'è. Beh, all'inizio non lo faccio notare più di tanto perché sono abbastanza felice. Esatto. Poi cominci a preoccuparti. La giovane Bayushi. E la giovane Bayushi, vedete che evidentemente non ha dormito nemmeno quelle poche ore che avete dormito voi dopo che siete stati attaccati di notte, perché è ridotta in uno stato veramente terribile. Potrebbe anche essere ferita, perché ieri aveva un kimono molto più scollacciato, con le maniche più corte, invece adesso è molto coperta, non c'è quasi nulla se non la sua faccia, vecchia, quasi. Che già è coperta per metà dalla maschera, quindi di lei vedete solo metà del viso, non vedete nient'altro. La metà di quello è i capelli. Burca. A bassa voce, senza attirare l'attenzione di tutti. Brutta notte? Una notte che doveva essere affrontata. Lei solleva il suo bicchiere di sake. Appoggio. Ma quindi sappiamo qualcosa della nostra missione? Non più di quanto ne sapevamo ieri sera. Non so nulla nemmeno io ancora. Mio padre è un uomo estremamente riservato. Mi domando solo dove sia finito Chuda. Un'idea. Vedete che non usa San. Un'idea ce l'ho. Sarà uscito, sarà andato a parlare troppo con qualcuno e sarà stato steso in qualche vicolo. Effettivamente tipico di Giuda. O ha cambiato bandiera di nuovo. Di nuovo? Ancora? Beh, neanche i serpenti sono capaci di tanto. Vedete che lei a questo momento diventa un po' stizzita. E si rigira dall'altra parte senza prestarvi più attenzione. Del banchetto finché qualcuno non ci viene a dire cazzo dobbiamo fare. Arriva il daimyo e finalmente potete dargli i vostri regali. Facciamo veloce. Prego, ditemi accettate. Che cosa gli prego regalate. Accettate questo regalo, no, non posso. Rana, prego accettate cosa. Questo regalo, no, non posso. E dai, accetta sto regalo. E dai, accetta sto regalo. E dai, E dai, stronzo. Detto in maniera un po' più. Via te lo si scrive con due canti. Esatto. Se lo prendilo velocemente. Togashi, che cosa regala al daimyo? Tatuaggio. A parte un futuro di merda. A parte quello. Ho trovato una pergamena interessante. No, gli regalo un set da te, però. Sei da te con una tazza sola e del tè. Pensavo lavato nel sapone, così il primo tè sa di sapone. Io faccio una prova di fuoco, una pustolinata. Ok, vai. Perché impulsività, feroce, eccetera. Per vedere quanto mi faccio i cazzi miei. Quindi, più successi faccio, peggio è. Un successo senza niente. Quindi, ti fai un po' i cazzi tuoi. Un po' i cazzi miei. Perché vedi che il tuo regalo è stato accettato con piacere. Ed quindi ero indeciso se durante il regalo dirgli che il serpente che non c'è aveva buttato qualcosa dentro il buco. Però poi dico, vabbè, saranno cazzi del daimyo. E torno a sedermi. Io posso anche dirgli che ha una tazza sola perché è solo per il daimyo. E nei fondi del tè letti in questa tazza può reggere il suo futuro. È tutto veleno. Ma lui non lo cramo. Sa. Esatto. Ma lui non lo sa come il bombo e continua. Esatto. Io invece gli regalo un ninjato di legno che ho preso disarmando il ninja il giorno prima. Fai una prova. Vai con l'insulto. Ah, esatto. Vai, Simo. Vai con l'insulto del leone. Fai la prova di aria. Ah, scusa, che questo qua in realtà è Rokugani vuol dire. Oh, guarda, i tuoi seguaci sono così scarsi. Esatto. Che ti ridò il fuoco. Tieni. L'idea era proprio questa. Tori, riprovaci. Aria di cortesia. No. Auguri. Con un disegnino di una mano su mezza. Vantaggio. Deve essere impugnata. Il disegnino era così. un'opportunità? Sì. Allora, vedi che il tuo dono viene rifiutato. Che culo. Però scegli tu l'opportunità, che cosa può essere?
Cioè, rifiutato nel senso anche la terza volta? No, lo accetta subito, è peggio. Ah, lo accetta subito, ok. Così. Glielo ridà al tipo. Glielo offri la prima volta e lui lo accetta subito, che è il peggiore insulto che puoi fare. Sì, in quel momento tutti noi stiamo facendo. E io in realtà poi. Può essere una mossa di sgamo, che io lo stavo solo rendendo, non era un dono, in realtà tiro fuori il vero dono, che è una statuetta del leone. Oh. Okay. Come omaggio da parte della famiglia Mazzu. Va bene. Questo, no, prendilo, vai, pigliatelo. E poi arriviamo a Katita. Ok, io ho un ventaglio. Ventaglio. Un ventaglio disegnato in maniera molto raffinata con sopra uno scorpione. Vero, che lo punge e muore. No, no, no. Anche il tuo viene accettato al terzo tentativo. Io anche la giovane Bayushi gli deve fare un regalo. Attenzione. Vedete che la giovane Bayushi fa una cosa che qualcuno, il nonno, vedrà fare più avanti a qualcun altro. E si taglia la lunga quella ciocca di capelli, la lunga coda, e la offre in dono a suo padre, che la rifiuta dicendo: no, non posso darti sposa a nessuno, no, non me l'ho tagliata, no, cazzo, pigliala, okay. E la accetta e io continuo a guardare il daimyo come per dire: quindi ci sbrighiamo. Dopo che il daimyo ha ricevuto tutti i vostri doni, vi guarda e vi dice: ho raggiunto la mia decisione. Uno di voi verrà rimandato a casa. Sembra grande fratello. Gli altri proseguiranno nella loro strada nel servire l'imperatore. Qualcuno di voi però è sprecato per il compito che sto per dare agli altri e verrà scelto per uno scopo superiore. Io nel frattempo guardo nel posto dove dovrebbe essere seduto il serpente, cercando di fargli mentire al daimyo senza però fargli la domanda interrompendolo. Matsu-sama, avete dimostrato una grande resistenza e una grande forza di volontà. Vi siete accorto dell'attacco mentre tutti gli altri dormivano ed erano distratti. Apprezzo queste qualità in un guerriero, nonostante siate un leone. Il vostro compito sarà di cercare l'uomo che ha tradito questo gruppo. E guarda il seggio vuoto del serpente. Scusa. Hai, mio. Hai ragione. Quest'uomo ha osato rubare qualche cosa al nostro nobile clan, che potrebbe mettere in pericolo l'imperatore in futuro. Il vostro compito adesso è trovarlo e consegnarlo all'imperatore. Minchino. Mi facendo con la mano di alzarmi. Mi alzo e prendo congedo. Lasciate che questo clan paghi pegno per avervi messo in questa situazione. Accettate questo dono da parte mia. E uno degli inservienti ti porge una katana. Mm-hmm. Molto di ottima fattura. Molto molto costosa anche per una katana, che già è un oggetto impagabile. Per suo rispetto la apro, come si fa di solito la katana, quindi solo della distanza del pollice per estrarre il primo pezzo del forte della lama, vedere il taglio e la fattura. Kakita, tu sai che quello che sta facendo Matsu in questo momento... No, se si può fare, se si può fare, perché non sono esperto di cortigiano. Non ce l'hai neanche tu, PG. Ok. Vabbè, Kakita è il più esperto al tavolo. Io non voglio estrarre la lama, ma solo vedere la fattura. Sì. Il problema non è quello. Ok. In questo momento è sull'orlo del precipizio, Matsu. Mm. Perché se l'accetta subito è la fine per tutti voi, probabilmente. Ah no, col cavolo l'avrei accettato subito. Non lo sai. L'hai accettato. No, lui ha ancora guardato, cioè, non ha ancora né accettato né non accettato. Lui potrebbe saperlo o non saperlo. Tu sei sicuro che siete tutti in una situazione pericolosa, perché dipende tutto da lui in questo momento, dato che è vero che lui viene mandato in una missione particolare da solo,
ma fa parte del vostro gruppo e già uno di voi è stato un traditore. siete sull'orlo. Io sono accanto a lui? Sì. Ok. A che distanza? 30-40 okay. centimetri. Quindi le balze dei nostri kimoni si toccano? Sì, praticamente sì. Ok, allora faccio un aggancio. Lo rispingi avanti. E gli spingo avanti il braccio in maniera molto leggera. Tu ti senti spingere il braccio avanti. E quindi lo intendo come fatto così, hai fatto Reviver così. Soul Daimyo. No, hai fatto così, tu hai fatto così. E lui il braccio avanti. Ah, proprio sul gomito, quindi. E poi col ventaglio davanti, con l'occhio. Vabbè, io intanto guardo la fattura della lama, che ero curioso. La fattura della lama, fai una prova di acqua più arti marziali. Melì. C'è metallurgia. O c'è metallurgia. C'è metallurgia, allora metallurgia. Ma metallurgia capisci ancora più. C'è smiting. Sì. Sotto il ritiro. Avevo già tirato un martial arts. Ma basta togliere un dado. Ho capito, tolgo quello che mi è venuto vuoto e tengo quello col critico. Tengo lo stress, perché tanto la situazione è da stress. Anzi, qui non voglio fallire, perché voglio capire, anche per far bella figura, e non mi faccio intimorire dalla situazione. Vale. Minchia. Vabbè. Prendi un sacco di stress. Porta la seppia. Ne hai recuperato 6. Ah sì, quindi non ne ho più, non è che ne ho due. È giusta, la metà. Sì, sì. Tre stress. Tre successi e un vantaggio. Ok. La difficoltà era 2, è normale, standard. Il vantaggio dimmelo tu poi. La lama è di una fattura estremamente, estremamente curata. Prima sembrava che l'Elsa fosse bella ma non eccessivamente. Ma come tutte le cose degli scorpioni, ti rendi conto che la sua vera natura è nascosta all'esterno, in modo che chi non sia un esperto non noti il dettaglio. La lama pare fatta da attori. A cazzo! Il vantaggio è che, dato che riconosco il tipo di arma, che è un'arma fatta da un fabbro, il più famoso fabbro mai esistito a Rokuga, della Madonna. Un fabbro della Madonna, esatto. E quindi è quasi un dono supremo. Guarda, è, e dato molto, la sua, è molto più di valore che offrirti metà del suo castello, sua figlia in dono, neanche in sposa, in per un leone sì, per un leone sì. Data la sua spintarella, qui al leone scatta 2 più 2. Mio signore, non posso accettare questo dono, è troppo per questo leone. E parto con la manfrina, le rifiuta 3 volte. Lui insiste, ovviamente, altre... Rifiuto una seconda volta, e alla terza, terza mi inchino e accetto. Rifiuto anche la terza. sto merda. La spada di merda, la spezzo su un ginocchio. Esatto, l'unico esemplare esistente. E lì senti Antoni che fa. Esatto. Il Monte Fuji che si spacca. Vai. Hai già perso qualche ora di vantaggio. Mentre te stai allontanando, mi giro verso di te. Spesso l'armonia non è possibile cercarla come in questi casi, quando c'è qualcosa di troppo marcio all'interno. Buona missione. Anch'io mi giro verso di lui e gli dico: onorevole Matsu. No, la gamba no. Buona fortuna. Ricordatemi quando ci rivedremo di raccontarvi la storia della fiera che mangiò il primo boccone di carne che trovò per strada e morì avvelenata. Sarà un piacere ascoltare questa storia al mio ritorno, come le vostre, di voi tutti. Ma i monaci possono essere anche buddisti? Cioè, i
Ma ora ci sono tutti parte della fratellanza di Shinsei, in realtà, che è simile al buddismo per il 99% di quello che conosci. Cioè, i Togashi. Togashi picchiano, no, quindi, e se la tirano. Invece di Buddha hanno Shinsei. Hanno Shinsei, che è il... Che è Buddha. Corrispettivo. Ok, allora uno io ti guardo e ti dico che Shinsei ti accompagni. Che per chi non lo sa è che Buddha ti accompagna quando muore qualcuno. Vabbè, ma su un leone per essere sulla strada della morte è un'ora a pieno, quindi ora che la maggior parte delle incombenze è stata affrontata, veniamo a ciò che veramente toccherà a questo gruppo. Come vi vorreste chiamare? No, no, stavo scrivendo la voce. Se la nostra missione fosse quella di cercare il serpente, potremmo essere le manguste, ma in questo caso non avrebbe senso. Qual è la nostra missione? La nostra prima missione? Sarà una missione diplomatica. Anche per questo Matsu non era adeguato a questo compito. L'onorevole Matsu ha ben altre qualità. La corte non è certamente il suo luogo. E guarda Kakita. Io annuisco con lo sguardo. Penso allora che il più adatto sia Kakita-san. Kakita-san però non può viaggiare da solo come può fare Matsu-san. Per scegliere il nome. Come si chiamerà il gruppo di samurai davanti a voi, Kakita-san? Cuoricini rosa. Oh, no. Il panda. Bianchi e neri, in effetti. Il Tao, l'equilibrio. No, mi veniva qualcosa di più, diciamo, metamorfico. Tipo un camaleonte. Tipo Kitsu. No, quello no. Lì vedi che comincia a tremare il sopracciglio solo aver sentito la volpe. Non mi rendo conto, non so per quale ragione c'è questa reazione avversa. Presagio. Esatto. Ma, sì, un camaleonte, un piccolo animale che sa stare dappertutto senza essere visto, ma contemporaneamente riesce a nutrirsi e a vedere anche in più direzioni diverse, se non sbaglio. Certo. Il primo compito dei camaleonti, allora, sarà quello di recarsi... cercare un nome. Sarà quello di recarsi nelle terre del ragno. L'imperatore ha deciso che, nonostante le innumerevoli colpe del clan del ragno negli scorsi secoli, la nuova incarnazione del ragno possa in qualche modo avere un diritto a entrare a far parte dei clan che fanno parte dell'impero. La Felice ha sentito parlare bene di un clan di Daigotsu. Devo ricordare forse alla Fenice che è stato un Daigotsu ad aprire un portale verso Jigoku e a portare gli Oni nel mondo e a causare quasi la fine di Rokugan e del resto del mondo. Cioè, questo probabilmente è sfuggito ai miei studi. Leggerezze. La Fenice in questo momento ha espresso probabilmente un moto di entusiasmo. Staremo molto attenti a come si muoveranno e cercheremo anche eventuali prove del fatto che non siano degni. C'è posto per se dirti. Questo è un buon presagio. Sarà molto 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 difficile ottenere la stessa fiducia. Ma siamo i migliori, no? No. C'è stato detto per due giorni il contrario. Siete però quelli con più probabilità di successo, non siete i migliori. Nel caso voi riusciate, sappiate che l'imperatore sarà molto grato alle vostre famiglie. Nel caso voi falliate, le vostre famiglie avranno offerto una
degno sacrificio all'imperatore, ma non ne saranno indebolite. Bayushi-sama, vi posso rivolgere una domanda? Credo che sia opportuno nella vostra situazione rivolgere più domande possibili. Potrebbe essere la vostra ultima occasione di avere delle risposte. Voi sapete che il nostro clan non ha una grande opinione del granchio. Tuttavia i rapporti tra il granco e il ragno sono molto particolari. Forse sono più tesi di quanto lo siano quelli tra la glu e il granchio. In questo caso che cosa ne pensano? Un secondo gruppo di samurai è stato scelto dall'imperatore. E un membro per ogni famiglia di un clan rilevante è stato scelto per fare parte di questi gruppi. Vedete un unicorno o un granchio a questo tavolo? No. Questa è la vostra risposta. Grazie, Bayushi-sama. Io chiedo... Bayushi-sama, se nel tragitto rincontrassimo il leone che insegue il serpente e la sua missione fosse già compiuta, lasciatelo andare per la sua strada. Perfetto. Piuttosto, se fosse intenzionato a venire con voi, ditegli che abbiamo bisogno di lui in questo palazzo. Troverò qualche cosa da fare anche per lui. Non portatelo nelle terre d'ombra. I leoni purtroppo sono ciechi davanti alla loro versione di che cosa è onorevole e di che cosa è sensato fare in una precisa situazione. Sono avventati, sono molto orgogliosi e per questo è molto facile che cadano preda della tentazione. Isawa, non avete proferito quasi parola. Come ho detto quando siamo venuti qui, il compito principale del clan della Fenice è quello di unire l'impero. Se qualcuno deve essere giudicato e aiutato a far parte di questa unione, non ci sono domande. Confido che nonostante la vostra scarsa cultura, a quanto pare, abbiate imparato abbastanza dalla vostra famiglia da poter giudicare quanto un uomo è vicino o meno alla corruzione. Gli inquisitori della Fenice sono rinomati in tutti i territori di Rokugan tanto quanto quelli del Granchio. Spero che abbiate più tatto di quelli del Granchio. Valutate se la corruzione abbia preso possesso delle anime degli uomini che incontrerete, ma tenete a conto che l'imperatore vuole questa unione. Se l'imperatore vuole questa unione e la Fenice vuole questa unione, di conseguenza non ho domande. Allora i camaleonti possono partire per il loro primo compito. Mia figlia vi guiderà attraverso le terre d'ombra. L'ho addestrata in modo da essere il più preparata possibile a ciò che troverete. Non siamo dei granchi, ma siamo abituati ad avere a che fare con le parti più oscure dell'impero, e parti che voi non vorreste nemmeno mai immaginare. Invece sono contento. Andate, camaleonti, rendete fiero l'imperatore. Se fosse necessario dare la vostra vita per farlo, sappiate che la vostra vita è già stata concessa. Grazie, signore. Potete tenerli. Saranno il simbolo della mia benedizione su di voi. Ottimo, come ha scoperto Kitsune, ho un sacco di soldi. Io lo metto in cintura e sopra ci metto una spada di bambù. Tipico della famiglia Kakita a questo punto. Esatto. C'è un cenno. Mi allontano. E qui
si conclude il flashback del Mao Tsukai, che tocca la ferita che ha sul collo, una ferita che probabilmente avrebbe dovuto ucciderlo, dato quanto è profonda e quanto è larga la ferita di una katana sul suo collo. E nonostante questo lui è ancora in piedi, mentre la katana del leone è alle sue spalle. E quello che avete ascoltato era Fumble. Fumble, bastardo. Esatto. Tutta colpa tua, ti consegneremo al Jigoku, cazzo. Ma io speravo di fare un tiro bruttissimo e disegnargli veramente il piccione che l'avrebbe ucciso. E invece hai fatto 78 successi. Adesso ti verrò il mio potere. Papà! Abbiamo giocato alla nuova versione della Leggenda dei Cinque Anelli. Molto bella, figa, bello, molto letale, piace molto. Mi piace molto, ho solo un grosso dubbio di coerenza sul manuale. Sì. Perché primo non fare iniziare uno Shugenja senza neanche un incantesimo? Allora, una parola va spesa in tutto questo, nel senso che questo è il beginner game. Mm-hmm. Non è il gioco definitivo e probabilmente partirai già con degli incantesimi. E perché l'altro mio dubbio era appunto che quando c'è qua nella seconda pagina c'è il secondo livello, no? Esatto. E il secondo livello ci sono due incantesimi, che i due incantesimi dove finisce sono uno dell'acqua e uno dell'aria. Nel beginner game c'è un'avventura che vi porta a metà ad essere già di secondo livello. Ok, perché è il preludio, no? È il preludio, è proprio l'inizio. Come in Guerre Stellari, i personaggi del beginner game non avevano tutte le abilità che avreste avuto se aveste fatto un personaggio di primo livello. Qua è per introdurre dei giocatori che non hanno mai giocato a niente, anche ai dadi custom. Anche ai dadi custom, ma come funziona le abilità, come funzionano i tir, le interpretazioni, i vantaggi. Ma non cominciare a concentrarsi solo su un anello, quello più forte, quello più favorevole. Infatti. Ti danno proprio la base. Senza mi piacciono molto le stance. A differenza di quelle del base, cioè non del base, della vecchia versione. Sì. Perché qui hanno, mentre prima alla fine, a seconda di quello che tu facevi di solito in combattimento, il 90% delle volte c'hai quella stance. Sì. Qui, a seconda di quello che succede, puoi cambiare la stance. Cambia tanto. Più... Potevi fare aria. Word. Sì, se non volevi essere ferito. Anche non prendere critici non fa schifo. No, in quel caso è molto tattico, se te lo studi bene, perché se tu non vuoi essere colpito ti conviene aria. Se tu hai già un sacco di stress, visto che immagino che funzioni anche con noi, che al primo critico prendi 3 stress, ti conviene terra, perché almeno non vai subito in overstress. Ma i critici, tra l'altro, funzionano in maniera diversa da Guerre Stellari. Void è potentissimo. Il primo critico vi fa soffrire 3 stress subito, senza se e senza ma. Il secondo stress è una ferita minore. Secondo critico. Sì, il secondo critico, scusa, è una ferita minore e tutte le vostre difficoltà aumentano di uno. Tutte, di qualunque cosa. È tanto uno di difficoltà in questo gioco. Il terzo critico, aumenta ancora di più la difficoltà per voi di fare qualche cosa di uno. E al quarto critico andate a terra. No, ma è buono questo perché... A differenza di là, e sembra un po' anche quello che c'è un po' tra edizione, per dire 3.5 e quinta, che hanno ridotto un sacco all'osso i numeri che devi raggiungere. Perché, ad esempio, faccio l'esempio dell'incantesimo che ho con Kitsune, che è quello che dà agli incantesimi del Mao Tsukai più 15 di difficoltà. Qua molto probabilmente sarà 2 di difficoltà in più. Sì. Ed è tanto. Ed è tantissimo. Ad esempio io ho un'abilità che quando faccio il check di teologia posso abbassare la difficoltà di 1. Prima di iniziare a giocare, quando l'ho letto, ho detto che merda di 1. In realtà è un'enormità. Pesa tantissimo. Tenete conto che 8 è già leggendaria come difficoltà. Leggendaria. Vabbè. Sì, a me piace moltissimo. Allora, innanzitutto a me piace moltissimo il progetto editoriale. Cioè il fatto di cominciare a... adottare tanti sistemi ambientati diversamente, ma con un sistema dadi molto vicino. Ci permette di, secondo me, ci permette perché noi giochiamo, ma permette ai giocatori di saltare da un sistema all'altro e fare più campagne, più avventure giocando con un mindset simile, e quindi essere molto più veloci a fare le transizioni tra un sistema e l'altro. Per cui secondo me Fantasy Flight aveva trovato il buon equilibrio con Guerre Stellari, perché ha avuto una grandissima idea lì, adesso lo sta estendendo a Warhammer, quando aveva il rapporto con Warhammer, e poi con la Leggenda dei Cinque Anelli, e secondo me questa qui è la strada che deve seguire.
Tra l'altro, questo della leggenda dei cinque anelli è forse ancora più elegante. Sì, 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 sono d'accordo. Perché non avendo la difficoltà nel tiro, sai già qual è la difficoltà. Sì. Mentre tirando 4 dadi viola, in realtà la difficoltà non è 4. Però dadi la difficoltà viola. La scegli tu? La difficoltà, sì, la sceglie il master, però... Quello bisogna starci un po' attenti per chi ha le prime armi, o chi, per chi non conosce il sistema, non esagerare, perché uno di difficoltà in più è una cosa abnorme. Sì, ma ti abitui. No, ok, sempre. Però fai conto che comunque sono ben descritte le difficoltà, perché già a 5 ti dice è estremamente difficile, estremamente. Cioè, tipo... Ad esempio, e ti fa gli esempi, ad esempio, rimettere in sesto il morale di una truppa demoralizzata che se ne sta andando solo con la critica e la retorica. Ah, okay. Oppure lanciare una persona attraverso una stanza con una sola mano. Sì, sì, certo. È una cosa veramente quasi... I gesti paradossali. 2 e 3? 2 e 3 sono un task di media difficoltà, come attraversare una fossa di 3 metri. No, sì, di 3 metri. Colpire qualcuno con una spada o riconoscere qualcuno che si è mascherato. Mentre 3 è già difficile... Come ad esempio scalare una montagna senza corda. Ci sto. Minchia, vabbè. Quindi. Che è difficile, ma. C'è il sentiero. C'è il sentiero. Ti abbassa la difficoltà. È difficile e te lo fanno capire che è difficile. Non è. Boh, sì, facciamo più due. No, sì. Due è una roba. No, bella, bella, non vedo l'ora che esca il manuale. Il manuale dovrebbe uscire adesso in autunno e. Grazie alle donazioni noi compreremo anche il manuale. Grazie, grazie. Compreremo anche un altro set di dadi. E nel set di dadi ci sono più dadi di quelli che ci sono nel beginner game. Meno male. Che però sono il massimo che può raggiungere una persona tirando. Perché sono 5 bianchi e 5 neri. Ok. Quindi che comunque sono una valanga. Che è il massimo che una persona può tirare. Che se non ti stress ti fai. Che se tiri tutto. Ti metti in vuoto. In più hanno tenuto l'idea di base di Legend vecchio, del roll and keep, sì. Rendendolo effettivamente molto sensata. Sensato, perché il keep prima era solo tengo i migliori. No, e in più c'ha il vantaggio che, a differenza dei vantaggi e svantaggi, tipo di Guerre Stellari, eccetera, che se io voglio fare una cosa ma a cui non tengo tanto, tipo, posso decidere di fallire. Posso decidere di non tengo niente e fallisco, mentre nell'altro magari... Avevo fallito, ma mi prendevo pure gli svantaggi. Un despair. No, però posso avere oppure il fallimento controllato. Decido di fallire, ma tenendomi le opportunità. Esatto. In questo modo bilancio il sì, fallimento. È al contrario, che secondo me ha più senso dal punto di vista sì, di sì, gioco. Senza dubbio. Io volevo chiedere anche a Lele, che è sì. Il terzo gioco che giochi. Sì. Come ti è sembrato? Bello, perché vabbè, sentendovi giocare la prima edizione, ho detto, minchia, se mi invitano a giocare, che cioè, boh, non lo so, faccio finta di essere lo vedi un soprammobile. Con Lorenzo che è entrato a metà con uno Shugen già di livello medio, e all'inizio c'era un bordello con sì, perché ti trovi 200 cose possibili da fare. Che è il motivo per cui è giustificata una scheda vuota. Esatto. Però in effetti con un sistema così, al di fuori di dover conoscere un po'... Cioè, dovresti studiare un attimo il personaggio, però comunque ci sono le schede. Ci sono un sacco di cose, anche perché entrano già sì. Nella storia del e poi dello starter. E dello starter set, che è una perché avventura... Che c'è il torneo di Topazio. Tra l'altro è una bella avventura, perché sono 34 pagine di avventura. No. Perché tutta la parte dietro è il background tuo e ti dice cosa vuoi fare tu nell'impero a grandi linee. E poi ti dice... Chi eri? Chi ti ha insegnato? Cosa è successo? Tipo, lei è morto il maestro in un fuoco, tu non vuoi fare la stessa fine, quindi stai andando per diventare il campione di Topazio. Cioè, ti spiega, ti dà un minimo di background. Sì. Se uno non è alle prime armi, che non vuole crearsi il background custom, aiuta tantissimo. Se qualcuno che ci sta ascoltando vuole provare il gioco ancora prima di comprare il beginner game, c'è un'avventura gratuita da scaricare dal sito della Fantasy Flight. Più corta di quella che c'è nel beginner game, però è abbastanza da capire come funziona. Vi dà dei PNG da usare, anche perché non avete altre regole per costruirli. E ci sono tre personaggi che non abbiamo usato stasera abbiamo usato tutti quelli che c'erano nel beginner game, ma ce ne sono altri tre, uno per ogni club, di cui club di cui uno è la mantide, uno è lo scorpione, uno è l'unicorno, e potete prendere quelli e provare con quelli. Figo no, bello. Cosa? Keep a number of die equal or less than the ring used in the check. Non potevamo tenere tutti i dati.
Vabbè, non è mai successo. Beh, essere... No, perché leggevo il vuoto che funzionava come il sistema che stiamo usando del D10. Tira un nero in più e tieni un dado in più. Tieni cosa che abbiamo tenuto tutto finora. Vabbè, ovviamente... Ma aspetta, però questo vuol dire che se tu hai solo uno, per fare una difficoltà due devi fare per forza un critico. Sì, sì, sì. Un critico che poi deve riaprire con un successo un altro critico. Sì, ma in quel caso li tieni tutti e due, sì, perché è un dado solo. Sì, il critico è un dado solo. Va buono. Il 10 è esploso. Grazie a tutti. Ultima cosa fondamentale, vi ricordo che settimana prossima, il 22 sabato, DGI. Siamo al compleanno della DGI. Siamo al compleanno di Dice Games Italia. Ci trovate alla UER di Sesto San Giovanni a Milano. E vi facciamo provare Clotos e Gattai l'ultima volta prima di poterli comprare a Lucca. Yes. Gattai, yeah. Se non sapete perché non ci guardate in video, se non sapete chi siamo, sentite urlare pugno a razzo. Esatto, tendenzialmente siamo quel o quello lì. Getter Beam. Sì. Oppure, no, scusate, c'è una terza che è Catena Catena. Cioè. Catena Catena. C'è anche Fulmine elettrico e... fuoco infiammato. Ok, quindi direi che fuoco di fiamme. Perché in realtà fulmine elettrico è un nome perfetto, secondo me. Perché catena a catena è un po' fa un po' ridere, appunto, ve l'hai citato, quello. Però fulmine elettrico, che è ridondante, ma è secondo me è adatto a Gattai, assolutamente. A una cosa del genere, cioè, perché ti spiego cos'è. Ali di Devilman. Sì, sì, certo, chiaro. Vista di Devilman. Occhio di Devilman. Diceva tutto. Pollice opponibile di Devilman. Pollice opponibile di Devilman. È vero. Quindi fulmine elettrico. Sì, ci sì, sta. È vero. Potete anche giocare a Clotos, che stiamo impaginando in questi giorni. Venite a giocarlo l'ultima volta prima di poterlo comprare a Lucca. E a Lucca ci trovate allo stand di Alleanza Games con Scintiara, il Monad System e altri... Yes. E altri piccoli editori, venite, provate, comprate, portatevi una maglietta, chi lo sa, se ci saranno le magliette, probabilmente sì, ci saranno le magliette. Mm. Buonanotte! Buonanotte! Ciao! Sì, Fambo! Morte all'imperatore! Morte all'imperatore! Banda!